thank you Buonasera e benvenuti all'appuntamento con Fabiani Arte. Eh, come di consueto questa sera eh, vi farò vedere una panoramica su una grande selezione di opere che abbiamo eh, preparato per voi stasera, si tratta di artisti moderni e contemporanei, eh, un, veramente una, una grande selezione che qui a Fabiani Arte eh, abbiamo preparato con cura per potervi accompagnare fino a stasera alle 8. Vi ricordo che trasmettiamo in diretta, salutiamo quindi tutti quanti gli amici che ci seguono da casa e i nuovi amici che saranno collegati stasera con noi, vi trasmetto dal canale 136, Canale Italia, dallo studio qui di Montecatini. Um, per chi dovesse seguirci su Sky, stasera uh, purtroppo uh, ci sono stati dei, dei problemi e quindi andremo in onda uh, un'ora dopo, a, intorno alle 18.00. E poi ci sarà addirittura domani uh, dalle 17 alle 20, sempre su Sky, sto parlando di Sky, canale 821, uh, la replica della serata di stasera, uh, appunto dalle 17 alle 20.00. Io ringrazio tutti tantissimo, tutto lo studio, il direttore. Eh, per primo Paolo Fabiani poi Matteo, Marco e Alessio che sono qui con me. Stasera voglio mandare un particolare saluto a Umberto che si sta riprendendo già eh, da qualche ora dalle sue piccole difficoltà e sicuramente con un occhio chiuso e un occhio aperto ci starà seguendo in questo momento e saluto Paola lì vicino a lui um, Ringrazio tutti gli amici che ci hanno seguito e telefonato in queste, nelle nostre puntate, siete stati veramente tanti, siete stati veramente gentili e apprezzati. Ringrazio chi eh, abbiamo conosciuto, i nuovi amici che abbiamo conosciuto, eh, dicendogli appunto che ci ha fatto molto piacere questa conoscenza e speriamo che il nostro rapporto continui ad andare avanti ancora per tanto tempo. Per chi non si fosse mai collegato eh, sul canale 136 eh, quando trasmette. Mettiamo le, le nostre puntate per le nostre trasmissioni. Um, voglio dire che io sono Roberto Fabiani, eh, Fabiani Arte è un'azienda che ormai da 15 anni lavora uh, sul, nel mercato dell'arte come galleria d'arte e casa d'aste um, con una passione che deriva addirittura dalla metà del Novecento una passione di famiglia che abbiamo coltivato ed abbiamo poi saputo sfruttare aprendo appunto 15 anni fa questa galleria d'arte che poi abbiamo inserito nella nostra attività alberghiera proprio per poter dare un servizio di ospitalità legato all'arte che eh, come formula almeno per noi ha funzionato fino adesso benissimo eh, vi invito a venirci a trovare, siamo qui in via Marconi al numero 44, i nostri studi sono qua eh, tutta la nostra famiglia è qua, eh, vi invito a rimanere con noi eh, nel nostro albergo e eh, visitare la nostra galleria con la nostra magnifica esposizione che stasera vi presento. Vi presento partendo da un'importante opera che avete visto alle mie spalle, si tratta di un'opera di Mario Schifano. Eseguita in un particolare momento di Verve, eh, come si può vedere dal, dall'atteggiamento gestuale, e dalla materia eh, che è su quest'opera. Non si tratta no, di ninfe d'acqua, ma è un Colle Verde, questa volta anche se le può ricordare. Facciamo vedere l'opera, eccola qui, e ve la vado subito a descrivere. Si tratta appunto del Colle Verde, un'opera eseguita nel 1987 dall'artista romano si tratta di smalti e acrilici su tela con cornice in vasa misura centimetri 104 x 104 è l'opera numero 1 uno. un'opera molto importante di mario schifano Il più grande rappresentante della pop art italiana della scuola di piazza del popolo, insieme a Giosetta Fioroni, insieme a Festa, insieme ad Angeli. Poeta, eh, scusate, artista ritenuto maledetto per la sua storia travagliata lavora su quest'opera con una verve veramente importante ecco voi guardate che lavoro stupendo che c'è su quest'opera io vi voglio far vedere la firma che è sul retro vi ricordo che l'opera è autenticata dall'archivio di Monica Schifano eh, quindi possiede anche è corredata dall'autentica dell'archivio su foto opera numero uno vi... Eh, vi esorto a chiamare, ad informarvi, a confermarlo. Quest'opera stasera ve la offriamo all'incredibile prezzo di 13.200 euro. Questa è la richiesta di Fabiani Arte. Telefonate e confermatela. Un'opera così a meno di 20.000 euro in giro non si trova. Stasera a Fabiani Arte la potete acquisire a 13.200 euro. Chiamate e confermate. Vi, bloccatela, vi ricordo che bloccarla non, è, non vuol dire acquistarla subito, ma vuol dire avere la possibilità di vederla a casa propria. Vi voglio far vedere anche la, la firma che abbiamo sul retro. Posso andare, Matteo? Eccola qua, eccolo là, titolo e firma. Il colle verde, vedete qui accanto al mio dito. Sull'altro lato c'è la firma dell'artista. Opera che vi ricordo, ve la offriamo ad un prezzo veramente interessante. Telefonate e confermate l'opera numero uno che vi presento stasera, questo interessante pezzo di Mario Schifano dipinto negli anni Ottanta. Lo guardiamo ancora un momento e poi passiamo all'opera successiva. Ecco qua, guardate quanto, quanto lavoro c'è su quest'opera, veramente importante. Un'opera ricca di materia. Un'opera veramente interessante, quella di Mario Schifano. Siamo adesso accanto ad un altro interessante eh, lavoro. Questa volta si tratta del lavoro eh, di Giulio Turcato, come potete vedere, eh, un rappresentante del gruppo Forma 1 insieme a Dorazio, a Cardi, a Perilli, a Tardi. Eh, in quest'opera ci mostra delle forme sospese. Uh, delle forme, appunto che rappresentano, uh, se vogliamo, la vita, eh? uh, l'animo umano, sospese in questo vuoto scuro, in questo vuoto nero. Si tratta di colature uh, di olio su tela, misura centimetri 100 x 70 e il titolo, appunto, è Forme sospese. Si tratta di un'opera che. Um, è databile anni 70 una cosa veramente interessante di Giulio Turcato eh, sono um, oggetti questi che rappresentano in pieno eh, il lavoro e lo spirito dell'artista lo andiamo a vedere eh, meglio e io intanto ve lo descrivo anche meglio <coughs> olio su tela come dicevo <coughs> scusate centimetri 100x70 è firmato in basso a destra sul verso ha l'archivio, il numero d'archivio e il timbri anche di un'importante galleria di Brescia vai ancora dentro, vedrai dovresti riuscire a trovare la firma, la Matteo eh? se non la trovi, la, ve, la vengo ad indicare eccola qua, turcata è perché è proprio stata fatta a pennarello scuro ecco, si vede, si vede adesso Turcato, eccolo lì va bene? autenticato dall'artista su foto vi ricordo con archiviazione, opera ottenuta con diversi tipi di interventi sempre sulla tela stesa su un piano orizzontale. Come possiamo vedere, sono proprio delle colature di diversi colori, di diversa intensità e di, di differente gestualità, che rappresentano appunto queste forme sospese, queste forme in, in, in bilico, in sospensione nello spazio. Molto interessante quest'opera dell'artista che vi ricordo alla prima biennale di Venezia già nel 1942, che espone in Australia, a Monaco, al MoMA di New York, principale esponente dell'astrattismo informale, che poi nel 1953 addirittura ha... Aderisce al gruppo degli Otto, insieme a Afro Brolli, Corpora, Santomaso, Morlotti, Vedova e Moreni. C'era anche lui Giulio Turcato. Che stasera potete vedere in questa meravigliosa opera dal titolo Forme Sospese, eseguita da questo grande artista negli anni '70. Anche quest'opera la potete confermare stasera, basterà semplicemente comporre i numeri di telefono che vedete in sovraimpressione e il gentile Marco e la gentile Alessandra vi risponderanno e vi daranno tutte le informazioni eh, che richiederete al riguardo dell'opera e faranno sì che eh, la possiate confermare e bloccare per la visione a casa o l'eventuale visione in galleria. Vi ricordo che potete mandare anche i messaggi Whatsapp sul nostro cellulare, anche se è più piacevole per noi parlarvi di persona. L'opera, come vi ripeto, è autenticata con numero di archivio. Eh? Adesso siamo a fianco ad un'altra importante opera. Si tratta di un progetto l'avete riconosciuto, un progetto ma è una fusione in bronzo, di un performance che Roberto Barni ha fatto a Firenze negli anni '80 con una barca di carta pesta ehm, in dimensioni reali, quindi veramente molto grande, l'ha fatta navigare in centro a Firenze in Arno. Eh. Questa arca la vogliamo chiamare così, è ovviamente una, una fusione in bronzo, è un esemplare unico, eh, misura centimetri 43, sto parlando dell'altezza, per 75 x 34, eh. è autenticata dall'artista su foto, è stata esposta a Pistoia nel 1999, pubblicata sul catalogo a pagina 24, rappresenta anzi ah, tutti gli elementi che eh, rappresentano l'arte di Roberto Barni. Mano a cavallo è il titolo, no? Vedete questa mano che cavalca, eh, appunto, questi cavalli. Proprio, la mano esce dalla casa, è proprio un gioco eh, molto bello che fa l'artista. Questo eh, vuol dire un po', un po'... ognuno, poi nell'arte, vede quello che vuole, eh. non, è, non è obbligo che sia così ma ehm, rappresenta secondo me eh, l'arte eh, che, che, che si sviluppa eh? Eh, la mano a cavallo, l'arte cioè, che viene proprio portata come si vuole nel modo che si vuole, dove si vuole eh, le classiche figure, il cavallo, la casa, la mano e il viaggiatore con le mani alzate, con le braccia alzate eh, non si vede molto bene a questo modo ma Ecco qui, abbiamo proprio una figura di un viaggiatore con le braccia alzate che saluta la folla, un oggetto molto interessante. Ve lo descrivo un po' meglio perché fino adesso ne ho parlato, ma non l'ho descritto molto bene. Mano a cavallo è il titolo, scultura in bronzo policromo, sul quale poi sono stati, è stato intervenuto appunto con i colori. Eh, centimetri 43x75x34, esemplare unico, come ho detto, 2 di 3, sigla e tiratura sulla base, autenticato dall'artista su foto. Opera in cui si respira un'area mitologica, un taglio metafisico. Ti volevo far vedere, Matteo, Prima di passare alla prossima opera, le pubblicazioni. Vi ricordo che Roberto Barni ha esposto a New York, ha esposto a Basilea, a Monaco, a Pechino, in Cina, ha esposto veramente in tutto il mondo. È un grande artista Roberto Barni, per chi non lo conoscesse, che ha avuto riscontri oltre oceano. Molto interessanti. Questa è una delle pubblicazioni. Ecco qui l'opera pubblicata. Si parla appunto della mostra che è, è stata effettuata a Pistoia nel 99, ecco qua la pubblicazione della mostra. L'opera la vediamo bene. Lei? Questa è la copertina della mostra. Appunto, si vedrà che poi, insomma, è stata eseguita a Pistoia nel 99. Eh? All'interno, Roberto Barni, leggenda, era il titolo della mostra. L'altra pubblicazione che vi voglio far vedere, che il gentilissimo Marco ha recuperato per noi, viene proprio da questo, questo, questa bibliografia destinata all'artista Roberto Barni, condominio clandestino, il titolo dell'opera. Vediamo che nel 1986 o 89, non vorrei sbagliare. Adesso andiamo a vedere. Ecco qua. 1989. Vediamo queste foto. Se vuoi andare dentro. Guarda a questa Matteo mi farebbe molto piacere se si riesce, perché è proprio la barca che galleggia, come possiamo vedere sull'arno a Firenze. Eh? Eseguita in carta pesta, ovviamente, ma è proprio questa scultura. Eccola qua, opera molto importante, questa di Roberto Barni, opera veramente di un interesse storico di grande livello. Vi prego di chiamare e informarvi. Eh, ovviamente quest'opera ha bisogno dell'interesse del collezionista attento eh, che eh, sa apprezzare l'arte di Barni almeno tanto quanto noi. Eh, possiamo adesso eh, lasciarvi ancora un minuto con l'opera, dopodiché, passeremo a mostrare altro, uh, informatevi, io non mi stancherò mai di dirlo, uh, telefonate, grazie, ringrazio Cinara a casa per i complimenti, telefonate, informatevi perché sicuramente queste opere che vedrete stasera a Fabiani Arte saranno, avrete difficoltà, a ritrovarle in giro, quindi approfittate dell'occasione di stasera per chiamare e confermarle e portarle finalmente a casa vostra. Io voglio, prima di, di continuare e di andare avanti, vorrei fare una, una piccola... vorrei dirvi un pochino quali sono i nomi degli artisti che andrò a presentare stasera eh? perché mh, ci sono veramente tante cose molto belle tanti artisti molto importanti che vi presenterò e mi fa piacere farvelo sapere in anticipo, Mario Schifano l'abbiamo presentato, Giulio Turcato l'abbiamo presentato, Roberto Barni poi abbiamo uno stupendo Gualtiero Nativi guardate, Gualtiero Nativi del 1950 periodo molto importante Antonio Corpora, Bernardo Bertin, Turi Simeti, Riccardo Guarneri, Roberto Crippa, Marco Tobi, Emilio Scanavino, Lucio Del Pezzo, Piero Gilardi, e poi ancora Gastone Novelli, Umberto Buscioni, Ottone Rosai, Alberto Sughi, Marcello Scuffi, Valerio Adami, Antonio Possenti, Mino Maccari, Venturino Venturi e Giuseppe Manfredi. Questi sono i nomi degli artisti che andremo a vedere stasera, con una, stasera scusate, con una serie di opere veramente importanti. Guardate che cos'è questa frattura del 1950 eseguita da Gualtero Nativi, sappiamo, grande astrattista eh, classico, del, eh, rappresentante dell'astrattismo fiorentino, insieme a Nuti, insieme a Berti, insieme a Monnini. Eh, in quest'opera ci mostra eh, il passaggio fra eh, la... la il, il, il momento in cui le, le sue figure astratte eh, fluivano eh, lisce vicine l'una all'altra eh, e scorrevano su piani diversi, eh, qui rappresenta il, il momento in cui le, le, le figure eh, geometriche si ritrovano a scorrere sullo stesso piano e quindi si incastrano, si fratturano, si incastrano, eh, si eh, compattano insieme dando origine a tutta una, se una serie di evoluzioni veramente interessanti. Vi vado a descrivere meglio l'opera. Frattura, opera del 1950. Si tratta di una tempera su carta intelata, misura centimetri 70%, firmato in basso a sinistra. Sul verso abbiamo la firma, la data e il numero d'archivio. Eh? Pubblicato sul catalogo generale, volume 1, a pagina 148, figura 53, autenticato dall'archivio. Opera... Molto interessante questa di Gualtiero Nativi, che vi ricordo era nella quadriennale per dire di Roma nel, già nel 59, nel 65, nel 73 e nell'86. Un artista veramente importante a tutto tondo. Potete vedere, fermati così, mi allarghi un attimo. Ecco, fermo, potete vedere l'ombra di mio padre dietro nel quadro, eccolo là, <ride> del celeste, saluta babbo, <ride> eccolo là, chi conosce Paolo sicuramente avrà riconosciuto anche la sagoma, non si vuole fa inqu fare inquadrare, ma ho avuto oggi l'opportunità di mostrarlo nel riflesso, eh? <ride> adesso vi faccio vedere il catalogo generale, eccolo qui. Scusate questa parentesi, ma ogni tanto io eh, al babbo e insomma a tutti quanti nello studio glielo devo, eh? Glielo devo eh, e quindi lo faccio volentieri, eh, un po' di gioco intorno a loro. Volume 1, catalogo generale, volume 1, Gualtiero Nativi, lo apriamo e troviamo appunto... Uh, qual è? Oh mamma, questo. Eccolo qui. Questo qui. Lo troviamo pubblicato qui in fondo. Ecco, vedete in questo periodo proprio ci sono le, queste forme che si in, trovano sullo stesso piano e si incontrano e si scontrano per poi ripartire da un punto per poi eh, andare a intrappolare la figura come abbiamo visto nella grande opera del maestro Gualtiero Nativi. Un'opera veramente interessante, questa eh, voglio fare una cosa, vi voglio far vedere anche il retro oggi, perché so che un amico a casa l'ha chiesto e mi fa molto piacere andare a fargli vedere la firma, la data e il numero d'archivio che abbiamo sul retro. Posso andare a toglierlo Matteo? Sì, possiamo. Spero poi di poter riuscire anche a riappenderlo, non lo so se ce la farò. Andiamola a vedere, eccolo lì. Gualtiero Nativi Firenze, vedete c'è il numero sopra 5017 che rappresenta appunto il numero d'archivio, addirittura due volte, vedete l'ha firmato, due volte perché una volta gli era quasi scolorito, allora lui l'ha firmato un'altra volta e ha messo il numero d'archivio sul pianetto. Va bene, un'opera veramente di forte interesse storico. Io non credo di riuscire a riappenderla. Forse sono stato fortunato e sono riuscito a trovare al volo il gancio. Guarda là che bellezza. Eccolo là, perfetto. Io vi ringrazio. Continuate a chiamare, basta comporre i numeri che vedete in sovraimpressione e addirittura abbiamo ancora la mia immagine e quella di Babbo insieme riflessa nel quadro. Questa qui è un'opera quasi da performance. Il numero 320-328-2626 del cellulare 0572-910502, quello fisso. Opera veramente interessante questa di Qualtiero Nativi. Un'opera importante, un'opera con un prezzo veramente concorrenziale. Ma andiamo adesso insieme a vedere questo meraviglioso mare cinese eseguito da Antonio Corpora. Un'opera che veramente emoziona, emoziona tantissimo perché eh, ha un, una gestualità e un accostamento di questi colori particolari difficilmente risultanti al naturale, ma cercati con... Un forte studio degli impasti che è, che è di una classe unica. Rappresenta ecco l'unica cosa che cambierei, ve lo dico chiaramente una volta appeso in casa l'opera è la cornice, che secondo me eh, insomma, va messa un qualcosa che lo valorizzi un pochino di più. È firmato in basso a destra, come vediamo, ma è un'opera veramente di grandissimo livello. Andiamola a vedere dentro. Io. Mare cinese, bellissimo, Antonio Corpora, siamo nel 1972, periodo in cui l'artista stende in maniera informale questi meravigliosi colori ispirato dal mare della Cina, con un sole che tramonta, bellissimo. Mare cinese, voi pensate la Cina, il mare della Cina, eh? Mare cinese, ok? Il famoso mare cinese. Olio e smalto su tela, misura centimetri 65x81. Il mare cinese. Firmato in basso a destra, sul verso, abbiamo la firma, la data e una dedica a persona. E anche il timbro di un'importante galleria moderna, la San Gallo di Firenze. Autenticato dall'archivio Antonio Corpora di Giovanni di Summa. Questo meraviglioso sogno di Antonio Corpora è, ha un risultato veramente eccellente. È un'opera veramente bellissima. Ve la faccio vedere anche sul retro, con tutta l'ironia del suo titolo. Vedete, dedica a persona per Bruno, corpora il mare cinese. Olio e smalto su tela centimetri 65x81, scrive direttamente l'artista. Poi abbiamo dei trimbi di provenienza, come vedete, sulla tela, etichette varie. Opera di un'importanza unica. L'unica cosa, eh, vi ripeto, che vi consiglio una volta acquisita l'opera, a mio avviso, cambiamo la cornice. Gli eh. diamo un pochino più spazio una bella cornice un passepartout un pochino più largo una bella cornice dietro e lo valorizziamo al massimo livello molto bella quest'opera di Antonio Coppola molto interessante vi ricordo che siamo in diretta sul canale 136 canale Italia vi stiamo trasmettendo in diretta e fra poco ci collegheremo anche sullo, su Sky il numero 821. Ehm, e eh, andiamo adesso a eh, godere di quest'altro meraviglioso lavoro eh, fatto da Bernardo Bertin nel 2012. Si tratta di un libro bruciato, il libro Brûlé, eh, che eh, rappresenta appunto la ricerca del rosso di questo grande artista. Eh, che, eh, partito dai monocromi rossi nel fine degli anni eh, 60, se non sbaglio, eh? andiamo subito, no, 50 addirittura, eh? Eh, dopo aver conosciuto Yves Klein, che è il precursore della body art, eh, ovviamente studia il rosso e ha sempre studiato il colore rosso, rosso inteso come fuoco. Qui... Vediamo una sua meravigliosa opera. Questo meraviglioso livre brûlé che vi offriamo a soli 1.500 euro stasera a Fabiani Arte. Telefonate 0572 91 320 328 2626. Chiamate, confermatelo. Soli 1500 Roberto, euro stasera. se è possibile anticipare la presentazione di un Manfredi per un gentile amico di Montecatini. Sì, lo anticipiamo, la presentazione del Manfredi per un gentile amico di Montecatini, molto volentieri. Ehm, appena uh, ancora un minuto, mi dia ancora un minuto, volevo finire di presentare l'Oberten. Ehm, opera, opera dicevo esposta. esposta eh, dal 26 marzo al 20, al 20 maggio 2016, pubblicato sul catalogo della mostra pagina 31, opera ovviamente archiviata con timbro a secco, eh, archiviata nel 2016, dall'archivio di Bernardo Vertel, artista veramente riconosciuto, a 360 gradi, un artista molto importante, Confermate quest'opera, che vi ricordo, vi offriamo ad un prezzo strepitoso. 1500 euro è la nostra richiesta per aggiudicarsi questo importante lavoro di Bernardo Bertin. Soli 1500 euro. Richiesti. Allora, io Manfredi ce ne sono due stasera. Io eh, le presento quello che secondo me eh, è quello più bello. È eh, quello più bello, secondo me, perché poi eh, sappiamo che il Manfredi è molto apprezzato sia per i paesaggi che, per, in particolare, per i vasi di fiori, le nature morte, i fiori secchi, che sono la cosa che lo caratterizzano di più e eh, nella quale si riconosce di più, ma questa opera ha veramente in sé eh, tutta una serie di cose eh, che eh, la portano ad essere uno dei lavori del Manfredi che io personalmente preferisco in assoluto. Eh, si tratta di un comizio, un comizio ehm, che... Eh, Apre ad una scena veramente interessante. Andiamola a vedere. Abbiamo questo manichino che alza il braccio con dietro la bandiera italiana. Ok? La mano non c'è perché no... Manfredi non voleva fare né la mano aperta né la mano chiusa in questo gesto. Lui voleva semplicemente rappresentare un comizio, eh non una ragione politica di qualche genere, quindi non ha disegnato la mano per non farci capire che tipo di comizio fosse, a chi fosse riferito, era solo un comizio, vedete sempre la nuvola che rappresenta il passare del tempo, perché lui era sempre, eh, questo artista è stato sempre alla ricerca di tempo e di spazio, tempo e spazio, tempo e spazio, erano quelli che dannavano... Le sue notti in bianco, le domande che danniamo, le sue notti in bianco, l'uomo che è, la, rappresenta sempre con questo punto interrogativo, eh, una, forma, un, una sorta fra, di manichino: l'uomo in questo caso. Lo vediamo accennato: il, il bottone poi della camicia è, è in realtà il punto del punto interrogativo, come, come ben vedete. Uh, i capelli risultano sopra il punto interrogativo e poi scendendo si ritrovano questi sgraffi, queste sgraffiature, ecco guardate quanti colori, che, che, mh, che pennellata, che, che la materia, l'atmosfera che, che riesce a dare a ognuna delle sue opere, ecco gli astanti assorti nel, nell'ascolto appunto di questo discorso di questo parlare forbito di questa persona ben vestita è interessante che però in realtà in sé non ha né arte né parte sono più umani loro cioè gli astanti sono umani quello che fa il comizio in realtà no ecco anche la critica è un, fan, è un manichino, lui lo, lo, lo pensava come un manichino. Eh? Ecco eh, la critica alla politica poi in generale che portava questo grande artista che ha cercato di concentrare nelle sue opere tutta la pittura del Novecento. Troviamo infatti i tratti di tantissimi grandi artisti contemporanei, io non mi sto a ripetere, ma qui veramente eh, ci sono una serie di cose da poter andare a vedere è una di quelle classiche opere delle quali se entriamo nel dettaglio si possono vedere tantissime altre cose come appunto eh, sulla destra voi potete vedere eh, questo sipario questo mezzo sipario che rappresenta appunto il palcoscenico, eh? il palcoscenico della vita, eh, il sipario che lui eh, riprendeva spesso, vedete, dietro il quale volendo ci si può nascondere. Eh? E quest'uomo, appunto, che eh, molto esuberante pone le sue idee al pubblico sul palcoscenico della vita opera eseguita veramente con tantissimi colori se si va nell'interno si vanno a scoprire una serie di eh, impasti veramente interessanti comizio opera del 1981 olio su cartone centimetri 104 x 77 lo vediamo firma e data in basso a sinistra Jim Manfredi 81 sul verso abbiamo titolo data un pensiero dell'artista e la firma. Andiamo a vedere il pensiero dell'artista perché io non l'ho visto, speriamo di decifrarlo, eh. ve, lo vado, ve lo vado a vedere sul retro, perché c'è un pensiero dell'artista. Posso andare a staccarlo e vediamo.

Del XIX secolo, momenti partiti nel tempo, che ritorna la società. Molto interessante quest'opera. Io ringrazio l'amico a casa. Mi sa che questo non ce la faccio a riattaccarlo, ragazzi, però. eh Vediamo se lo riesco. Ah, eccolo lì, perfetto, lo rivediamo. Io ringrazio l'amico a casa, vi esorto a confermarlo, le dimensioni sono veramente interessanti, io ve le ripeto. Eh. Un'opera veramente che ha un carattere unico, centimetri 104 x 77. 104x77 sono le dimensioni di questa interessante opera di Giuseppe Manfredi. Ringrazio l'amico a casa per averlo richiesto, lo rivedrà durante il corso della trasmissione. Um, vi esorto, se siete interessati a vedere l'opera di persona, a bloccarlo subito. Um, perché si rischia poi di non, come è successo con le altre opere del Manfredi delle ultime trasmissioni, si rischia poi di non trovarlo più, eh? di non riuscire più a trovarlo, perché magari è stato già confermato. Un'opera veramente interessante questa. Opera che racchiude tutti i valori della pittura Novecento, abbiamo l'arte la, metafisica, l'impasso del colore, abbiamo vari pensieri ideologici, ideologici e la fragilità dell'uomo, posti in bella vista da questo grande artista che era Giuseppe Manfredi. Vi vado adesso a proporre un'altra interessante opera. Un'opera di interesse storico veramente rilevante perché è un'opera che risale all'anno in cui Turi Simeti ha conosciuto Burri e la sua opera. Con uh, lui uh, ha scoperto la figura dell'ovale e qui in quest'opera ha iniziato proprio a lavorare su quello che poi è stato il suo tema eh, per tutta la sua attività di produzione. Si intitola Dieci ovali neri. Andiamolo a vedere meglio: si tratta di un, un periodo veramente importante. Siamo nel 1965. Ok anno in cui Simeti viene invitato ad esporre a Milano per una collettiva allestita nello studio di Lucio Fontana. Insieme a Manzoni, a Klein, alla Damaino, a Castellani, a Bonalumi. Sono gli anni in cui ha conosciuto Alberto Burri per mezzo del quale appunto ha scoperto Lovale. Eccolo là, si metti 65, 10 ovali neri, smalto su carta, misura centimetri 70, per 70 ovviamente intendo la verticale, per 95 l'orizzontale, firmato e datato come vedete in basso a destra, poi guardate gli ovali che stanno iniziando ad emergere come delle impronte inizialmente per poi andare a spingere sul supporto fino ad estrofletterlo ed a uscire fuori in una terza dimensione ricercata appunto dagli artisti spazialisti, con uh, un, uh, un cambio di prospettiva nel rapporto al, uh, con la luce. Quest'opera ovviamente è archiviata con numero d'archivio all'archivio di Milano e ve la proponiamo. A soli 4.200 euro. Telefonate, i numeri sono qui sotto: 0572 910502 320 328 2626. Ringrazio, ringrazio l'amico a casa per i complimenti. Grazie. Confermi anche questo. Mi dia retta. Non perda tempo. Glielo portiamo a casa. Glielo facciamo vedere saremo felicissimi di invitarlo qui da noi se vuol venire no, vuole, vuole a casa va bene, a casa propria va benissimo non c'è problema se vuole eh, lo possiamo fare anche a breve giro e addirittura potrei anche venire io credo questa settimana qui credo che potrei anche portarlo io di persona all'opera se volesse acquistarla eccoci adesso Uh, davanti a un'interessante opera di Riccardo Guarneri. Um, vediamo come uh, in quest'opera l'artista unisce lo studio uh, dei colori tenui e delle figure geometriche allo studio della calligrafia, eh, della grafia. Siamo in un periodo non troppo recente, si parla del 2009. È un'opera questa di dimensioni veramente importanti, con um, un impasto tenue, il classico studio dei colori molto tenue da parte di Riccardo Guarneri, questa grafia che è inserita perfettamente, eh, in maniera proprio uh, piacevole all'interno dell'opera con dei punti poi di luce molto interessanti che vanno a, a dare ancora più vitalità all'opera. Campi rosati. Eccolo là, Matteo ce lo, vedere, ce lo fa vedere ancora meglio. Olio su tela, misura centimetri 70%, in teca di plexiglass è firmato, datato e titolato con un numero d'archivio sul retro. Bravissimo Matteo, vai dentro con tranquillità, senza fretta. Vediamo l'altro segmento di scrittura. Riccardo Guarneri che inizia a dipingere nel 1953 in contemporanea con la sua attività musicale, dopo le prime esperienze di astrattismo informale, si dedica allo studio del rapporto fra luce, colore insieme alla grafia, come abbiamo appena detto. Ecco qua la firma. Acquisisce una, strutt una rigorosa struttura geometrica nelle sue opere, come andiamo a vedere. E Riccardo Guarnieri, che è cofondatore del gruppo Tempo 3, eh? con Borgogni, Carreri, Esposito, Stirone, eh, quello, il gruppo Tempo 3 è quello che si, si propone come il terzo tempo della pittura astratta. Salutiamo la signorina Vittoria, che è venuta a darci una mano. Ecco, vi dicevo, il, il gruppo Tempo 3 si proponeva come il terzo tempo della pittura astratta, cioè. Ehm, Nell'ambito della pittura analitica ovviamente si pone come terzo tempo, il primo tempo, il classico, poi l'informare e poi loro, il tempo 3. Un'opera questa di Riccardo Guarneri che vi proponiamo alla cifra veramente interessante di 4.000 euro. Okay. olio su tela, centimetri 70%, 4000 euro è la richiesta di stasera di Fabiani Arte. Non perdetelo, confermate. I numeri di telefono sono qui in fondo: lo 0572 910502 320 Chiamate per poterlo vedere a casa propria. Un'opera veramente bellissima. Guardate che gesti che ci sono qua veramente un'opera molto interessante, composta in maniera totalmente classica e rigorosa, ha poi un'entrata di eh, gestualità violenta, classica appunto e caratteristica di questo grande artista, eh, che è Riccardo Guarneri. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi passo a presentare un altro importante... pezzo che stasera vi proponiamo veramente ad una cifra molto molto interessante. È possibile rivedere il Manfredi? Il Giuseppe Manfredi, sì, sì lo ripossiamo rivedere lo stesso eh, opera che eh, vi ho detto ha veramente un, un timbro molto particolare, è eh, quest'opera qua di Manfredi, è un interessante... Un interessante pezzo, io ho fatto vedere il retro, addirittura dove c'è eh, riportato un pensiero dell'artista che eh, in questo comizio del 1981, eh, dipinto ad olio su cartone che misura centimetri 104 x 77, con firme date in basso a sinistra, è veramente, ha veramente mostrato una, una grande, um, un, um, ci mostra un'opera veramente di un grande maestro del Novecento. Manfredi è veramente un grande maestro del Novecento, artista che ha, ha raggruppato tutta quanta la cultura del Novecento nelle sue mani per riportarla sulla tela. Voi guardate il giallo lì accanto alla firma, per dire una cosa, per dirne una. I colori che ci sono, che vengono fuori da questo quadro, che inizialmente ci sembra eh, quasi monocromo in grigio, eh, ci sembra quasi un'opera... Una, una, un un, priva o, o, o comunque con colori assenti. Guardate i punti di rosso, i punti di giallo, di viola, di blu. Guardate che lavoro che è quest'opera, veramente interessante. Io per, mh, spero che l'amico a casa non perda tempo perché eh, si tratta veramente, io sto ricevendo un sacco di complimenti e vi ringrazio, vi ringrazio di cuore, si tratta veramente di un'opera imperdibile. Vi ricordo che siamo in diretta, eh? telefonate. Telefonate, siamo in diretta sul canale 136 Canale Italia. Saluto Alessio e Vittorio in regia e vi vado a sì, vi vado a far vedere, questa è la pubblicazione dell'opera che è stata esposta e pubblicata sul catalogo. Eccola qui. Vedete? Grandissimo lavoro di Giuseppe Manfredi. Io ringrazio tantissimo l'amico a casa e glielo faccio ancora vedere per un altro minuto e poi andiamo avanti. Lo confermi, non lo perda, lo confermi. Abbiamo una richiesta per Mino Maccari. Mino Maccari, benissimo. Allora lasciamo ancora un minuto quest'opera di Giuseppe Manfredi per l'amico a casa, esortandolo, esortandolo a confermarlo. Mino Maccari. Ecco qua l'opera interessantissima che stasera vi vado a mostrare, eseguita veramente in maniera magistrale dal maestro, eh, con un, uh, un forte uh, scoperto di tavola, come possiamo vedere, che... Uh, da rea, crea e reca ancora più gusto eh, a questa interessante opera. Si tratta di un incontro amoroso, come voi ben vedete, ironicamente descritto da questo grande artista che, eh, vi ricordo, um, ha veramente eh, meritato eh, un grande successo per la sua particolare Uh, tendenza a riprodurre i soggetti oltre che per la sua eccezionale tecnica lo vado a descrivere meglio guardate che lavoro che è questo bellissimo opera del 1958 eh? stiamo parlando di un periodo questo uh, del quale l'opera di Maccari non si Trova assolutamente 1958 eh, olio su tavola, misura centimetri 50x70, firma e data sono in basso a destra, Maccari 58, sul verso ha dei timbri delle etichette di provenienza che vi farò vedere, autenticato da Marco Maccari su foto con numero d'archivio, quindi opera perfettamente a posto, 3800 euro è la richiesta. Stasera di Fabiani Arte per portarsi a casa questa interessante opera di Mino Maccari, 3.800 euro, prego l'amico a casa di confermarlo, stiamo parlando di un oro su tavola di centimetri 50x70 del 1958 a 3.800 euro, sfido chiunque a fare di meglio, io... Prego l'amico a casa di confermarlo, vi ricordo che conferma, bloccare non vuol dire acquistare direttamente, ma vuol dire visionarlo a casa propria per l'eventuale acquisto, è meraviglioso. Io questo cuscino appoggiato su, sulla testa di questo che io chiamerei un uomo, eh? <ride> con tutti questi colori che risultano fuori, eh? oltre che dalla classica forma insomma, eh, di questa eh, gentil donna soddisfatta in questo caso, Um, i suoi verdi, i suoi celesti, un'opera veramente molto interessante questa di Mino Maccari. Vi vado a far vedere anche sul retro dicendo che ovviamente le opere uh, che vengono acquistate da Fabiani Arte sono tutte garantite al 1000 per 1000, ecco qua ci sono diverse etichette e timbri di provenienza collegati a quest'opera, li andiamo a vedere. Ecco, un'opera che è stata esposta in molte gallerie in tutta Italia ed è finalmente arrivata a noi. Ve la offriamo ad un prezzo veramente interessante. Io non credo che ci sia eh, la possibilità di avere... Ho uh, tutt'oggi un Maccari del 1958 a casa propria a questa cifra qui. Vi prego di confermare, io intanto ringrazio, lascio l'amico a casa ancora un minuto in silenzio con l'opera perché so che fa sempre piacere e poi andiamo avanti. Prego. Ecco, io vi ringrazio e uh, voglio continuare adesso con la presentazione delle opere, um, ricordandovi che uh, sì, in, um, allora, questo è il MacCari che uh, abbiamo oggi in scaletta. Abbiamo anche delle altre opere di MacCari con una datazione diversa, magari con le classiche figure uh, che potrebbero essere anche uh, più interessanti da parte dell'amico che, che ci ha chiamato, ma questa che vi stiamo eh, proponendo è proprio l'opera, cioè, questo è proprio Maccari. Qui eh, in quest'opera, vi ripeto, il 1958, Maccari si vede tutto, ecco. quindi eh, è veramente un'opera secondo me di un gusto ineccepibile, però eh, ce ne abbiamo anche altre in galleria volendo dell'artista con Uh, le figure, con le classiche figure ammiccanti che possono essere più gradite da parte del collezionista chiamateci, uh, mettiamoci um, d'accordo veniteci a trovare, visionate le opere chiedete di, di vedere a casa insieme a questa anche le altre opere che abbiamo disponibili di Maccari noi verremo a casa vostra per uh, farvele vedere e uh, consigliarci insieme a voi sull'eventuale acquisizione, vi ricordo, opera del 1958 assolutamente di un gusto eccezionale. Io vado adesso a proseguire, eh, prima di proseguire volevo ringraziare tutti gli amici a casa che ci stanno seguendo fino adesso. Ringraziare gli amici di Sky numero 821 che si sono collegati proprio adesso eh, insieme a noi, ricordandogli che eh, abbiamo sì perso un'ora di trasmissione sul canale di Sky per delle piccole incongruenze tecniche, però eh, la trasmissione di stasera verrà ripetuta eh, in differita su Sky 821 domani dalle 17 alle 20 in versione integrale quindi avrete la possibilità di rivedere la prima parte della trasmissione in versione integrale, ovviamente i nostri uffici sono aperti quindi ci potrete chiamare non sarà in diretta ma comunque ci potrete vedere anche giovedì ehm, ah, scusate anche venerdì 7 eh? ehm, dalle appunto 17 alle 20 su Sky 821 vi faccio un elenco delle opere che ho mostrato fino adesso Abbiamo visto Mario Schifano, Giulio Turcato, Roberto Barni, Gualtiero Nativi, Antonio Corpora, Bernardo Berten, Turi Simeti, Riccardo Guarneri. Poi ci sono state le richieste. Abbiamo visto il Maccari, abbiamo visto il Manfredi. Adesso vediamo il Crippa, un'opera degli anni '70, eseguita dal maestro spazialista Roberto Crippa, eh, fa parte del ciclo dei landscape, dei paesaggi. Uh, questo, uh, questo sole che sorge uh, fra le montagne, un'accumulazione classica di carte uh, veline e non e sugheri sui quali poi l'artista è intervenuto con il colore, un'opera veramente interessante del periodo di maturità dell'artista, noi sappiamo pochi anni, anni dopo l'artista è scomparso, ma questo era il periodo di maggiore maturità assoluta. Andiamola a vedere. Roberto Crippa, senza titolo, Landscape, 1970, la data di esecuzione, collage sugheri su tavola, misura centimetri 46x38, sul verso firmato e datato, archiviato dall'archivio di Roberto Crippa Junior su foto, con numero d'archivio, Un'opera veramente interessante è come il bravo Matteo che ci fa vedere il sughero, come è stato lavorata l'applicazione del sughero, lucidato e poi applicato su questa carta velina precedentemente predisposta che ci mostra appunto una gola fra le montagne dalla quale nasce o tramonta il sole. Landscape. Centimetri 46 x 38 sono le dimensioni di quest'opera. Ve la offriamo a soli 2800 euro stasera. 2800 euro è la richiesta di Fabiani Arte per acquisire quest'opera di Roberto Crippa 2800 euro è una richiesta veramente bassa. Telefonate. I numeri ce li avete in sovraimpressione, non perdete l'occasione. Chiamate, chiamate. C'è Marco che vi aiuta. Chiamate, informatevi perché questa è un'opportunità che non facilmente si ripresenterà per gli amici. Di Fabiani Arte, sappiamo già le date delle prossime aste, Babbo. Non lo sappiamo ancora quando farà. Il 23 o il 24 di questo mese, giusto? Ok, ci sarà un'importante importante asta. Ora lo dico per bene. Intanto fai vedere grazie Matteo, eccolo qua, Mark Tobey è la prossima opera che vi vado a presentare. Vi ricordo che a fine mese. Fabiani Arte farà un'importante asta, questi non sono i pezzi che andranno in asta assolutamente, eh. sono tutte cose nuove. Sono circa quanti, Babbo? Circa 250 pezzi, vero? Sono circa 250 lotti eh, di artisti del Novecento, eh, moderni e contemporanei. Ci sarà anche una parte dell'Ottocento, ovviamente, come è solito fare nelle nostre aste, saranno generalmente eh, sono due sessioni, il sabato e la domenica. Poi vi dirò meglio le date, vi dirò meglio ehm, tutto quanto eh, i dettagli, vi ricordo che se andate sul nostro sito www.fabianiarte.com eh, potete andare ehm, ad iscrivervi alla nostra asta, seguendo ovviamente il solito iter eh, dovete inviare il documento, compilare il modulo da, di partecipazione per essere regolarmente iscritti, dopodiché potete partecipare. L'asta non sarà... Mh, proiettata in, in televisione, ma si svolgerà unicamente in maniera fisica all'interno dei nostri spazi, eh. non ci sarà la trasmissione. È eh, una cosa che non tendiamo a fare, però eh, vi ricordo che sul nostro sito, con i nostri contatti, con i numeri che vedete eh, qui sotto impressi, avete la possibilità di iscrivervi alle nostre aste, ricevere il catalogo dell'asta a casa propria ed essere poi informati su tutti quanti gli eventi che si svilupperanno in futuro. Ovviamente andandolo a vedere il nostro catalogo pubblicamente, ecco Benissimo, sì. Mi, mi, mi scrivono che dalla prossima settimana eh, già il catalogo sarà dell'asta, della nuova asta che si svolgerà a fine mese. Sarà pubblicato su internet. Al nostro sito www.fabianiarte.com lo potrete vedere in forma virtuale. Poi, se lo richiedete, vi arriverà anche il cartaceo a casa nel, giro, eh, nel breve giro una cosa veramente eh, a cui tengo è, è eh, che vi informiate, eh, che ci veniate a trovare eh, e che troviate l'occasione di partecipare alle nostre aste che sono sempre eventi molto interessanti. Vi ricordo che è vero che nelle aste si fanno un'occasione, ma un crippa così a 2800 euro <ride> È da cogliere subito l'occasione, non da aspettare. Eh? Ovviamente le cose che presento, vi ripeto, che presento in trasmissione non saranno messe poi in asta. Eh? Si tratta di eh, due aspetti diversi eh, della nostra galleria che a tenere, tendiamo a tenere ben separati. Adesso vi mostro una cosa importante di Mark Tobey. Che ci eh, Chiarisce la sua ineccepibile tecnica nel portare il segno informale eh, derivante da un, un forte un importante studio eh, della, della calligrafia e proprio dell'applicazione dell del segno sul supporto. Veramente interessante questo Trisi Notum. Vi ricordo che questa. È un'opera di un artista riconosciuto a livello mondiale, Mark Tobey, ehm, che ha lavorato ovviamente a New York, è esposto a New York, ma anche a Chicago, a Seattle, a Londra, a Basilea, a Parigi. Ehm, ha fatto veramente, ehm, veramente ehm, scalpore fra la Cina e il Giappone eh, è un artista che è riconosciuto a 360 gradi. Quest'opera in particolare è stata esposta al National Museum of Modern Art di New York, cioè il Museo Nazionale di Arte Moderna di New York, lo Smithsonian Institution. Nel 1962, proprio quando è stata fatta, eh, abbiamo l'opera all'etichetta sul retro, di questa mostra quindi ci sono i cenni storici è eh, vi ripeto una tempera su carta che misura centimetri 40 x 29 assolutamente da non perdere mi riferisco al dottor Stefano Di Prato, che non la perda, e poi anche agli altri amici che hanno telefonato. È autenticato dal comitato Mark Tobey, vi fa da far vedere la documentazione perché uno a volte, ricordandovi che tutte le opere che ehm, mostriamo a Fabiani Arte sono tutte garantite personalmente da noi. Eh. La, la firma l'avevamo inquadrata, Matteo. L'avevi fatta vedere la firma e la data che erano qui? Eh? Toby 62. Bene. Adesso andiamo a far vedere innanzitutto la fotocopia dell'autentica. Questa è la fotocopia dell'autentica. Ok, davanti c'è il quadro, ma quello che ci interessa dell'autentica a noi è il retro. Eccolo qua. Comitato Mark Tobey, dottor Heiner Hackmeister. Per il comitato di Mark Tobi, 4 febbraio del 2007, va bene? Questa è l'autentica, quella che ci vuole a corredo di tutte le opere di Marco Tobi, quella necessaria a corredo. È questa qua. E noi ovviamente ce l'abbiamo. Oltre ad avere la pubblicazione, che è questa, vedete la foto dell'artista. Lo apriamo. Questa è una mostra che si è tenuta in Italia, e eh? poi vi dico dove con esattezza. Intanto lo apriamo e vi faccio vedere l'opera, che è riprodotta proprio per la sua importanza e il suo prestigio. È stata riprodotta tutta pagina, addirittura due pagine sono state dedicate perché una di qua è bianca, eh, per poterla gustare a pieno. Eccola qui, vi voglio andare a far vedere due cose ancora, vi voglio far vedere, uh, come ho detto, il retro dell'opera. con appunto le etichette di provenienza che sono addirittura due e la firma e la... ok le etichette di provenienza che sono due soltanto quelle perché poi di firme date dietro non ce ne abbiamo a quanto pare ma adesso lo andiamo a girare così lo controlliamo meglio ecco vi dicevo che questa esposizione di cui ho fatto vedere il catalogo a destra si è tenuta a brescia nel 2009, ok? l'esposizione che abbiamo, il catalogo che abbiamo visto a, fino adesso è quello dell'esposizione di Brescia del 2009 nella quale, nel quale è stato esposto, ma questo è stato esposto nel 62 al Museo di Arte Moderna di New York, eh? e non sto scherzando, assolutamente, non scherzo per niente, infatti sul retro vediamo, oltre alle varie etichette di provenienza, non so quale sia, ma te lo dico subito Matteo, eh? American Art, è questa, guarda, questa è quella del Museo di Arte Moderna del 1962. Ok, no, questo è del 1997. Mi sono sbagliato, eh. 1997 l'etichetta. Museo di arte moderna. Questo invece è l'etichetta del Paolo Baldacci Art Gallery di New York. Ok? Io vi ringrazio, lo rimettiamo a posto. Vi ricordo che quest'opera ha un, un timbro, un carattere veramente interessante. Opera da non perdere questa del grande artista statunitense. Vi lascio ancora un attimo con l'opera. Ed andiamo avanti, andiamo avanti perché vi voglio mostrare un'altra cosa molto interessante. Si tratta di una morfologia eseguita nel 1970 dall'artista informale Emilio Scanavino. Eccola qui, morfologia è un'opera uh, dal. Mh, le dimensioni contenute, che ci mostra quanto sia stato eh, importante il lavoro di, di questo artista anche nelle piccole dimensioni. Eh, lui sia nelle piccole dimensioni che nelle grandi dimensioni ha sempre fatto dei lavori molto, molto interessanti. In questo particolare lavoro si nota un, un, un certo ordine eh, nel suo segno, nel suo sgraffio che usa, usa sempre praticare come una trama eh, all'interno delle sue opere che partono da una base nera, eh, come una trama che spesso e volentieri si intreccia, si intreccia molto più di questa. Questa in particolare sembra essersi distesa in parte, ma eh, l'elemento che, che, che colpisce maggiormente in quest'opera è la... Fuoriuscita di eh, materia che eh, da una eh, rottura che si verifica nell'apice di questo ventre, di questa contorsione eh, fisica, ma che poi in realtà è mentale, eh, di Emilio Scanavino, come noi ben sappiamo. Eh, che da poi di lì a poco farà fuoriuscire il rosso. Mol, molto bella quest'opera di Emilio Scanavino, molto interessante, opera che vi suggerisco di confermare. Morfologia. Eseguito nel 1970 ad acrilico su tavola, misura centimetri, 30x30. È firmato in basso a destra. Sul verso c'è ancora una firma, la data, il titolo e importanti. Cenni di provenienza. Pubblicato sul catalogo eh, generale, volume primo, edizione letta a cura di Giorgina Scanavino e Carlo Pirovano. A pagina 383 un'opera da non perdere assolutamente stasera a Fabiani Arte. Guardate che non è bravo Matteo, che ci fa vedere tutto nel dettaglio. Vedete gli sgraffi, la tensione di queste linee che contengono un. un un sentimento che vuole esplodere, che rompe, ecco la rottura, qui c'è la rottura con la fuoriuscita della materia che schizza proprio in maniera molto evidente, fuori. E Matteo sapientemente ce lo mostra con la sua grande tecnica ecco qua il catalogo è il volume 1 ok e qui vediamo l'opera riprodotta sul catalogo generale è proprio questa ok io vi ringrazio, è un'opera questa veramente interessante. Vi faccio vedere anche il retro perché merita di essere visto anche sul retro. Guardiamolo: Scanavino. Calice è dove ha dipinto l'opera, Calice Ligure, nel 1970. centimetri 30x30, morfologia acrilico su tavola, con un importante cenno di provenienza. E eh, qui vediamo, ora non riesco. Ecco, ah, sì, benissimo. Importanti scritti di provenienza sono questi. Ne parleremo poi insieme, se siete interessati. Una provenienza veramente molto importante quella di quest'opera, un'opera che è molto interessante, sia per la sua qualità che appunto anche per la straordinaria offerta stasera a Fabiani Arte. Un'altra opera che adesso vi voglio andare a presentare è un'interessante opera di Lucio del Pezzo che abbiamo proprio qui vicino a me. È un'opera del 1960, rappresenta il periodo parigino, il periodo in cui l'artista ha lavorato a Parigi e eh, è un'opera che veramente ha un forte carattere. Eh, siamo appunto negli anni... Eh, più particolari della pittura dell'arte del, del, di questo grande artista eh, di qui a poco inizieranno a nascere le mensole con poi le varie applicazioni eh, che conosciamo tutti. Questo è ancora il periodo eh, antecedente eh, nel quale si respira maggiormente l'influenza surrealista e neodataista eh, che l'artista ha respirato nel periodo francese. Andiamo a vedere meglio la descrizione. Vita e morte di Marianna Alcoforado è il titolo di quest'opera eseguita appunto nel 1960 e datata anche dall'artista. Tecnica mista e collage su tavola, misura centimetri 28x21, è siglato in basso al centro, adesso lo andiamo a vedere, sul verso abbiamo la firma, la data e la descrizione. E poi autenticato anche dall'archivio Lucia del pezzo con numero. Ve lo proponiamo stasera a 4.300 euro. Un'offerta che è veramente allettante. Vi prego di telefonare, i numeri li vedete. Qua sotto 0572 910502 320 328 2626. Stiamo parlando di un grande artista di, del periodo, eh, di un periodo veramente importante. Lui, già era fondatore del gruppo 58, come voi ben sapete, in questo periodo. E adesso vi vorrei far vedere anche il retro di quest'opera perché. Merita, allora guardate che eh, tante cose veramente, eh, tanti mh, 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 particolari di quest'opera io li riesco a realizzare non soltanto eh, di persona, perché sono fisicamente qui nella stanza insieme all'opera e quindi riesco ad apprezzarla già meglio, ma ci devo andare proprio vicino, eh, ci devo entrare proprio dentro perché qui ci sono una serie di cose che sono molto, eh, eh, um, cioè è proprio un. Uh, Un'accumulazione molto interessante questa da um, vedere da, da vicino, quindi vi consiglio di confermarla e vederla veramente a casa dal vivo perché merita, merita in assoluto. Ecco vediamo il retro. Lucio del pezzo. Vita e morte di Mariano Alcoforado, studio 1960, tecnica mista e collage. Su tavola con pigmento, sul retro del... di fissarla sulla tela, sulla tavola voglio dire. Un'opera veramente interessante. Interessante a 360 gradi. Vi ripeto, ci sono tanti particolari dentro a quest'opera. Venitela a vedere di persona perché ancora ecco, poi con il riflesso un po' azzerato si vede anche meglio perché veramente merita, merita ehm, la una, visione a casa propria eh? se possiamo se anticipare la visione del tuo il pezzo specialmente di questo periodo il periodo parigino lo consiglio di telefonare e, e bloccarlo non è un obbligo di acquisto ricordo bloccarlo ma semplicemente vuol dire vederlo con tranquillità a casa propria fatelo perché è veramente interessante. Marco, mi dicevi che c'è una richiesta, vero? Allora lo andiamo a vedere. Abbiamo una richiesta da un amico a casa che eh, appunto vuol vedere un'opera di Antonio Possenti. Possenti che, che Adesso gli vado a far vedere molto volentieri all'amico a casa. Sì. Benissimo, benissimo, eccola qua, è arrivata. È, ci sarà un po' di riflesso, eh. vi prego di perdonarmi perché ci sarà un po' di riflesso sull'opera. Dovuto al fatto che il vetro ci oppone un po' di resistenza, come voi ben vedete, ecco. Io non so se così sarà meglio, è peggio. Eh? Allora vado così, stiamo così. Allora vai Matteo, inquadriamolo così. Allora ve lo presento. È un interessante sogno, come voi sapete. Di Antonio Possenti, eh, probabilmente gli amici a casa ne sapranno più di me. Ehm, io cerco di spiegarvelo in, in maniera veloce e assuntiva. Eh, ecco, giardiniere notturno: c'è cioè una caduta di stelle. Eh, noi sappiamo che eh, i ricordi di infanzia di Antonio Possenti sono eh, tormentati. Da dalla caduta delle bombe, in realtà no. Eh, e lui rappresenta appunto con questa caduta di stelle nelle sue opere. Molto interessante. Il giardiniere osserva verso l'alto la caduta delle stelle ed ha in, ma in mano un mazzo di fiori, come appunto se le avesse raccolte. Okay? Se questi fiori fossero proprio le stelle che cadono dal cielo, oltretutto anche la la giacca del, del giardiniere, che poi è lui, Antonio Possente ovviamente, eh, è tutta fiorita. Lui lo vediamo con sguardo sereno, eh, guardare le stelle come per approfittarne. Eh, a fianco c'è un'altra figura di un altro giardiniere che è molto più spaventato, come vedete. Ha un diverso tipo di fiori in mano. Non gli interessano quelli che stanno cadendo, ma ha un altro tipo di fiori in mano. Se poi andiamo ancora dietro, vediamo il terzo giardiniere, comunque lui stesso, ripetuto la terza volta, che è costretto ad innaffiare il suo piccolo orto, vedete, all'interno di una figura geometrica ben definita, ok? In questo meraviglioso bosco, che, lo, che sovrasta la scena con una stupenda caduta di stelle, ve lo vado a descrivere, giardiniere notturno, Opera del 1983, siamo negli anni 80, dipinto ad olio su tavola, misura centimetri 60x60. Firmato in basso a sinistra. Sul verso abbiamo la firma, il titolo delle etichette di provenienza e anche un'etichetta della Fondazione Premio Nazionale di Pittura. Michetti, il 36esimo a Francavilla Mare nel 1983, autenticato dall'artista su foto. Vi dico la richiesta che è molto interessante. La richiesta è di 6.000 euro per quest'opera di Antonio Possenti. 6.000 euro la richiesta. Vi ricordo, importanti sono le dimensioni, importante è il soggetto e eh, il periodo. Vado a far vedere anche il retro consigliandovi di confermare per poterlo vedere a casa propria. Ecco il retro. Okay. Possenti, giardiniere notturno, come voi ben vedete, e poi diverse etichette interessanti, eh? diverse etichette di provenienza, eh, delle quali se volete parleremo con tranquillità a casa vostra o nei nostri spazi. Bellissima l'opera di Antonio Possenti, mi scuso per il riflesso. Ecco, questa è un'opera veramente come quelle, eh, quella di Lucio del Pezzo, il Mark Tobey. Che merita essere vista dal vivo perché ha eh, una sua. Ecco, bravissimo. Perché ha. Tan, ci sono tante cose all'interno che eh, vanno osservate con calma e tranquillità per poterla apprezzare appieno. Io vi ringrazio, ringrazio l'amico a casa, lo esorto a confermarla eh, ricordandogli che non ha eh, nessun obbligo e vado a presentare il prossimo interessante pezzo. Eccola qua, opera molto interessante. Stiamo allestendo la mostra, eccola qui vicino a me. Si tratta di un'interessante opera di Piero Gilardi, come poi ve voi vedete bene, è un, albero, è un albero eseguito in gomma piuma, ovviamente poliuretano espanso, um, come era solito lui fare, siamo nel 1985, fammelo vedere bene, vai Matteo per piacere, perché quest'opera rappresenta un albero secco, eh? un albero che è stato, è stato prosciugato dalla mancanza di attenzione dell'umanità. Noi sappiamo che le opere eh, di Gilardi nascono, vai pure anche a terra, tanto non mi interessa se si vede il pavimento, non mi interessa se si vedono eh, le magagne, ma preferisco che l'opera si veda in pieno perché anche a terra ha un suo fascino veramente particolare eccolo lì opera eseguita come vi dicevo nel 1985 si tratta di una gomma piuma misura centimetri 137x105x60 sotto la base è datato e firmato il titolo è albero ha un ottimo certificato di provenienza e man... Appartiene al lavoro di questo grande maestro di arte povera, che è Piero Gilardi, che noi questa sera vi offriamo a soli 9.800 euro. Si tratta di una gomma piuma, vi ricordo, misura centimetri, 137x105x60. È veramente molto importante quest'opera anche come datazione e rappresenta insieme alle altre opere, ora lo vado a girare perché ve lo voglio far vedere a tutto tondo, rappresenta più delle, altre, delle opere che sono state create a scopo ludico, più di questa qui, rappresenta proprio la critica che il maestro Piero Gilardi pone all'umanità, Per portare attenzione su quella che è la nostra autodistruzione che è in corso, eh? non rispettando la natura. Questo è il tema di fronte al quale questo grande maestro ci pone già dal 1985. Eh? Già nel 1985 Piero Girardi si faceva questa domanda. Questa domanda che forse tanti di noi ancora non si fanno. Meravigliosa quest'opera, meraviglioso quest'albero bruciato e siccato eh, dagli eventi che ancora però si regge in piedi. Un'opera veramente importante, vi ripeto, ad un prezzo che è un'offerta. Allettante, un'offerta da non perdere 9.800 euro. Si parla di un girardi del 1985 che misura centimetri 137 x 105 x 60. Se trovate di meglio, fatemi sapere. Telefonatemi e ditemi: Io ho trovato di meglio. Io conosco di meglio. Allora io lo dirò pubblicamente. Una cosa così, secondo me, non si verificherà, spero di aver ragione. Dimostratemi il contrario, chiamatemi e ditemi: sì, io ho un girardi più bello di quello lì ad un prezzo migliore. Io vi voglio credere, e lo dirò anche in diretta se è così, ma non ci credo. Eh, non ci credo, perché qui siamo veramente a un livello altissimo, a un livello molto alto. Come è il livello di questa meravigliosa opera che sto osservando adesso. Si tratta di un pezzo storico, di un pezzo importantissimo di Gastone Novelli, un pezzo veramente interessante, è una tecnica mista, sono smalti su tavola eh, ai quali poi sono state poste eh, diverse applicazioni, su quali sono state poste diverse applicazioni eh, di diversi colori, con diversi colori anche, eh, la superficie di base è bianca e nera, poi ci sono delle applicazioni, appunto, di tela, di tipi differenti di tela, eh, ai quali poi eh, è, venuto, ehm, è stato aggiunto un tocco di colore nel punto giusto eh, da questo grande artista. Opera del 1955 1955 eh? Gastone Novelli per un murale ma quanto era avanti Gastone Novelli nel 1955 quanto era avanti ha studiato la il contrasto fra la consistenza di queste tele ruvide e spesse che addirittura si appoggiano sulla sul, fluidità e il, e, dello smalto, che invece risulta eh, liscio in maniera eh, oltremodo verosimile. Tecnica mista su cartone intelato, misura centimetri 50x40. Sul verso abbiamo la firma e il titolo. Un'opera pubblicata sul catalogo generale che vi vado a far vedere fra poco, pubblicata sul Bolaffi nel 1980 a 193, ma poi esposta in, tantissimi, in tantissime mostre, è veramente un'opera che ehm, viene storicamente esposta in tantissimi, tipo nel 1972 a Torino, tipo a Roma nel 1988 a Milano nel 99 un'opera che viene, proviene addirittura a decenni di provenienza dal canton Ticino eh, archiviata dall'archivio generale ovviamente su foto mm, un'opera che ogni esposizione di Gastone Novelli che si verifica in Italia richiede di averla con se un motivo ci sarà, eh? un motivo ci sarà per il quale quest'opera è stata esposta e viene esposta in così tanti spazi. Allora, questo è il catalogo generale dell'opera di Gastone Novelli e al suo interno la troviamo proprio qui sopra le mie dita. Eccola qui. Opera veramente interessante con un prezzo ghiottissimo. Stasera Fabiani Arte. Voglio farvi vedere anche il retro perché sul retro abbiamo la firma, la data e il titolo ed è giusto che io le faccia vedere visto che davanti l'opera non è stata firmata. Andiamo a vedere la firma sul retro. Eccolo là. Gino Novelli, 55 per un murale. Anche il titolo è posto dalla mano dell'artista. Ok? Vi ringrazio per l'attenzione, vi esorto a confermarlo perché per il collezionista attento, qui ci vuole un collezionista attento ovviamente eh, che conosce bene eh, la storia eh, di Gastone Novelli. Eh, perché quest'opera lo rappresenta veramente appieno e sicuramente merita la sua attenzione. Andiamo a vedere quest'opera adesso Matteo, guarda mi metto di qua, io. poi se vuoi torno da quella parte lì, tanto inquadra l'opera, tu non inquadrare me che non ho lo stesso fascino <ride> di questo meraviglioso dipinto di Umberto Buscioni che come voi sapete nel corso della sua storia ha lavorato eh, inizialmente con le cravatte, le giacche eh, che rappresentavano l'uomo, eh, eh, la, la quale morbidezza veniva irrigidita e fissata da, da dall'inserimento nelle linee, nei, nei sipari, eh, che qui eh, mostrano appunto eh, il loro effetto sulla morbidezza. Di queste meravigliose figure che vengono riprodotte all'interno di questa tela veramente grande, dove possiamo vedere eh, proprio l'artista eh, in un autoritratto e probabilmente quelle che sono delle figure della sua famiglia, eh, nella quale appunto queste forme eh, morbide vengono con colori, dei colori importanti, vengono irrigidite dal il proprio inserimento all'interno di questa struttura. Di questo sipario, di questa tenda, nel quale, nella quale vengono intessuti, come dice il titolo, ma che si vede chiaramente rompono questo, questo incantesimo, questo in, sorta di irrigidimento forzato, con le proprie mani che fluttuano all'interno dell'opera, ehm, creando un gioco. Di amicizia, di colore, di Romanticismo veramente importante. Vado a leggere la scheda, eh, così vi dico la, la descrizione eh, nel suo eh, completo in tessuti contende appunto è il titolo dell'opera, opera del 1992, dipinto ad olio su tela. Misura centimetri, 200 sto dicendo la verticale per 250. Sul verso è firmato, datato e titolato. Io ovviamente vi prego di credere alle mie parole perché eh, girarlo per voi stasera sarebbe troppo per me. Ecco però vi garantisco che sul verso abbiamo la firma, la data e il titolo. Appunto in tessuti contendenti ha il titolo, la data è il 1992. È stata esposta quest'opera e eh, pubblicata poi sul catalogo. Eh, a, James Beck, Nicola Micheli, Edizione Centri Firenze nel 1994, pubblicato sul catalogo a pagina 194 e 195, poi è ancora pubblicata in, sempre sul catalogo dell'esposizione Umberto Buscioni Nostre Ombre dipinti dal 1990 al 2005, a cura di Mario Cianchi. Nel settembre del, dal settembre al novembre del 2006 a Palazzo Pitti di Firenze. Palazzo Pitti lo sappiamo è il Palazzo Reale di Firenze, pubblicato sul catalogo della mostra a pagina 34, autenticato dall'artista su foto. Ovviamente eh, sappiamo che Roberto Barni appartiene, al, eh, eh, ehm, eh, appartiene alla scuola di Pistoia insieme a Ruffi, scusate Umberto Buscioni appartiene alla scuola di Pistoia insieme a Barni Ruffi a partire dal 1966, scuola di Pistoia che eh, è ispirata all'arte pop, poi permette ai vari artisti che hanno aderito di prendere direzioni diverse e il Buscioni in quest'opera veramente realizza un lavoro che ha tantissime cose da dire, tantissime cose... Da mostrare, sicuramente le dimensioni sono importanti. Io vi prego di confermarlo. Perché ehm, è un'opera che eh, rispetto al, al costo, e eh, alla richiesta, ehm, sicuramente ha eh, molti punti in più da fare. Eh, una richiesta quella stasera di Fabiani Arte veramente allettante. Se eh, la paragoniamo all'importanza dell'opera, di quanto è stata lavorata e poi le importanti dimensioni. Vi faccio vedere il catalogo della seconda mostra di cui ho parlato, siamo appunto il catalogo di quella mostra che eh, si è tenuta a Palazzo Pitti a Firenze, al quale interno troviamo l'opera riprodotta su entrambe le pagine del catalogo. La vediamo molto interessante io vi ringrazio veramente tanto ringrazio gli amici a casa che eh, mi fanno tanti complimenti veramente io vi ringrazio sono qui eh, prima di tutto per passione eh, noi di Fabiani Arte siamo qui prima di tutto per passione eh, veramente vi voglio eh, chiarire questo punto eh, per quanto riguarda la mh, Proprio l'attenzione che diamo alle opere che sono qui da noi. Eh, ci muoviamo veramente con una grande passione qui a Fabiani Arte, non facciamo le cose così fatte a caso, non siamo improvvisati, stiamo attenti alle proposte che vi facciamo, alle cose che proponiamo, eh, ci torniamo sopra, eh, le chiariamo, le discutiamo, eh, diamo le garanzie necessarie, siamo sempre eh, pronti a. A soddisfare eh, qualsiasi vostra richiesta con un fondo veramente una base di interesse nell'arte veramente molto molto forte e fondata non sul sulla eh, la propensione al guadagno ma principalmente, proprio sulla passione ecco io ho tante passioni nella mia vita una di quelle sono per dire la raccolta dei funghi vado matto per i funghi quindi se volete fatemi pure domande anche su quelle quali sono le differenze ecco io sono abbastanza pratico in questo stamani per dire io sono andato due ore insieme a mamma a erbette vi racconto, ora è il periodo delle erbe di campo voi lo sapete no? le erbe di campo ecco, le erbe di campo non sono facili da trovare sono molto difficili da trovare perché lì è tutto vero quando tu sei sopra il ciglio che guardi a terra è tutto verde, è tutto uguale, ma hai quelle che non sanno di niente, hai quelle che si mangiano solo le bestie, hai quelle velenose e poi hai quelle che se te le metti nel piatto insieme a un'altra erbetta, un'altra insalatina, fai un'insalata favolosa. È quella che mi sono mangiata a pranzo io, un'insalata favolosa che probabilmente tanti si sognano di mangiare, io lo so benissimo, per la passione. Ecco, la passione che non è la stessa ma comunque con passione, ora Babbo mi rifà rientrare nei angoli perché qua siamo, io parlo di insalata e stiamo parlando di quadri, ma era per dire che veramente abbiamo una passione che ci porta a selezionare come nel verde si selezionano un erbetto, una foglia che è pur verde come tutte le altre ma ha una qualità superiore, è la passione, è lo studio, di que per quell'erba, per quella qualità particolare che ci porta a prendere quell'erba e poterla mettere nella nostra insalata. Così ha fatto Fabiani Arte questa sera. Ha presentato, eh, in, se in questo mese mi permetto di dire, tutte opere selezionate e scelte con dei prezzi veramente interessanti. Telefonate, i numeri sono qui sotto impressi. Informatevi su chi siamo, io ve l'ho detto. Eh, informatevi su Fabiani Arte, collegatevi al sito. Andate a vedere anche i prossimi eventi futuri. Continuate a stare insieme a noi. Adesso vi presento un pezzo di ottone Nosai Che se uno parla di selezione, se uno parla di qualità, se uno parla di periodo importante e di prezzo, veramente, ecco io. Ho già detto tutto, ora vi presento l'opera e sto zitto, perché è veramente è un'opera che parla da sola. Andiamola a vedere, vi lascio ancora un minuto sul buscione e poi andiamo a vedere l'opera di Ottone Rosai. Grazie. Eccoci qua, vi ringrazio per l'attesa. Siamo adesso a fianco di un'opera di Ottone Rosai veramente importante, come vi dicevo. Si tratta di un'opera dal titolo La passeggiata, è stata eseguita dall'artista fiorentino che tutti conosciamo nel 1944. È un'opera che ha dei forti rimandi all'avvicinanza artistica con Francis Bacon, artista che ovviamente sappiamo fa numeri molto diversi a livello europeo rispetto ad Ottone Rosai che ancora deve fare tanti numeri. Mm. Qui in particolare in quest'opera eh, è concentrata una, una passione ed, un, ed una qualità pittorica che si ritrova veramente in poche opere di Ottone Rosai. Il collezionista attento mi capirà bene, andiamola a vedere nell'interno, io intanto ve lo descrivo. Vi ricordo che è un'opera assolutamente da non perdere, con dei punti di colore, dei, dei riferimenti eh, storici e artistici molto importanti. Lo andiamo a vedere, mamma mia, che romanticismo che c'è in questo. La passeggiata, opera del 1944, dipinto ad olio su tela, misura centimetri 61x50. 61 è la verticale, per 50, autenticato da Luigi Cavallo, è un'opera che veramente parla da solo, dove anche eh, l'aria si riesce a respirare. Eccolo là, Rosai 1944. Vi ringrazio, telefonate e confermatelo. La richiesta è veramente interessante. Chiamate e chiedete di vederlo a casa propria. Sto parlando dell'interessato alla pittura di Ottone Rosai. Guardiamo questi, guarda queste immagini titubanti nel, in questo vicolo, come ad attendere qualcosa. I volti non definiti che richiamano appunto chiaramente alla, alla vicinanza artistica con Francis Bacon che è più o meno cotaneo addirittura dieci anni più giù. Opera veramente molto interessante questa di Ottone Rosai. Guardate che lavoro. Mamma mia, bellissimo. Vi ringrazio, grazie. Ringrazio gli amici a casa che stanno telefonando per fare complimenti. È un'opera assolutamente da non perdere. E vi voglio dire una cosa a riguardo. Eh, è capitato a me, ma sicuramente è capitato a tutti. E sto parlando eh, degli amici che come me e come mio babbo hanno ormai contratto quella rara malattia eh, cronica che non si può eh, più estirpare dalla propria anima eh, che noi chiamiamo la quadrite eh? la malattia del quadro voi sapete, forse non tutti sanno che cos'è ma i, i, i più appassionati mi capiranno bene cioè quella che ti porta a, a voler acquisire eh, anche più opere di quello che poi ti è necessario proprio per l'intensa passione che c'hai l'intenso trasporto che si verifica quando si viene a contatto con un'opera importante, ci tocca veramente dentro, sentiamo la gratificazione, in più vediamo anche l'occasione eh, per l'investimento e, eh, e arriviamo all'acquisto, eh, inevitabilmente all'acquisto. Questo, questo è quello che è successo a noi per quanto riguarda quest'opera di Ottone Rosai che noi vi proponiamo ad un prezzo veramente interessante. Vi volevo dire anche un'altra cosa dovuta sempre a questa esperienza quando si acquisisce un'opera che ci piace non soltanto a scopo di lucro come spesso e volentieri viene fatto perché si sa eh, l'arte è un bene di rifugio no? quindi si cerca eh, di investire in arte oggi a maggior ragione eh, proprio per la crisi che eh, c'è sul mattone nell'arte ancora si riesce a fare degli ottimi affari ecco, quando si acquista Uh, un'opera che ci piace a livello proprio visivo, a livello di godimento, che quando ce la mettiamo in casa sentiamo che è una cosa che apprezziamo veramente, anche se la si paga di più, non un'esagerazione, un, un ma se la si paga 1000, 2000 euro, 3000 euro di più rispetto a quello che noi pensiamo sia poi il suo valore intrinseco, Um, non sto parlando a livello di godimento, ma proprio a livello di me 3x2, 2x3, come si fanno con le crociere che a noi ci piace, che ci tocca dentro, toccherà dentro anche il futuro acquirente se noi la vogliamo vendere, ok? Perché la sensibilità della quale noi siamo dotati, che ha colpito, colpirà anche la persona a fianco a noi. Quindi non è uno sbaglio, andate verso il gusto. E questa opera di Ottone Rosai è innegabilmente un'opera di una grandissima qualità, con che, nella quale, eh, vengo, dalla quale vengono fuori ogni volta eh, particolari. E, e caratteristiche nuove che ci portano ad apprezzarla giorno per giorno sempre di più. 0572 0502 320 328 2626 sono i numeri che dovete comporre. Fatelo subito, confermate l'opera di Ottone Rosai, vedetela a casa propria. È un'opera un di un respiro veramente molto romantico. Io vi ringrazio. Voglio mettere un po' di musica e lasciarla per due minuti perché non ci si può staccare subito da quest'opera. Dai, facciamolo e dopo andiamo avanti. Vi ringrazio della cortese attenzione. Vi ricordo che se volete vedere, rivedere l'opera di Rosai che abbiamo appena fatto vedere, oppure le altre opere che sono in scaletta che erano in scaletta stasera, sarò molto felice di ripresentarvele. Um, vi dico anche che se volete rivedere le nostre trasmissioni delle, della scorsa settimana, dello scorso mese, potete farlo collegandovi su Facebook, uh, digitate Fabiani Arte, sotto la um, dicitura video potete andare a rivedere tutte quante le trasmissioni che sono state effettuate nel mese scorso, ma lo potete fare anche su YouTube. Uh, collegandovi su youtube digitate Fabiani Arte vedrete che apparirà lo striscione di tutte le, le puntate di questa ma anche di quelle delle, della settimana scorsa e dei giorni scorsi dove magari potrete uh, vedere e notare altri interessanti particolari su Fabiani Arte adesso io volevo andare a ridirvi innanzitutto, ridire la lista di tutte le cose che ho presentato stasera. Uh, ho presentato un interessante Mario Schifano con cornice in vaso il Colle Verde del 1987. Un Giulio Turcato bellissimo, Roberto Barni, Gualtiero Nativi, Antonio Corpora, Turi Simeti, Riccardo Guarneri, Roberto Crippa, Mark Tobi, Emilio Scanavino, Lucio Del Pezzo, Piero Gilardi, Gastone Novelli, Umberto Buscioni. E adesso siamo alla volta di Ottone Rosai, l'avete appena visto, vi presenterò queste due interessanti opere di Giuseppe Manfredi, una della quale ho già presentato e poi avremo Alberto Sughi, Marcello Scuffi, Valerio Adami, ancora un'altra opera interessante di Ottone Rosai, um, un Antonio Possenti, Mino Maccari, uh, Venturino Venturi, veramente tantissime opere interessanti questa sera a Fabiani Arte. Io vi ringrazio e vorrei ripresentare... Ancora una volta questo splendido Giuseppe Manfredi che ha richiesto l'amico a casa, che lo vorrei far rivedere. E poi anche quest'altro, opera di Manfredi, che ha un carattere, ha un respiro diverso, veramente molto, molto interessante. Quale delle due? Partiamo con questa, quella che ho già presentato, il respiro è metafisico, chiaramente, in questo comizio. Opera del 1981, dipinto ad olio su caltore, misura cm 104 x 77, firmato in basso a sinistra. Sul verso abbiamo firma titolo e un pensiero dell'artista con la data. Ecco, opera che veramente resta, mh, mostra proprio la, la, lo studio dell'artista di tutta quanta la pittura del Novecento in questo comizio di respiro metafisico. Abbiamo parlato già della figura umana ehm, che, fa, appunto, che si esprime in questo comizio, eh, dipinta quasi come un, un manichino, eh, quasi surreale, eh, dietro al palcoscenico, palcoscenico, che è quello della vita, con i due osservatori che in realtà sono persone vere, persone fisiche. È proprio l'ascoltatore che diventa più reale di chi invece si esprime in, in maniera che l'artista descrive surreale, eh? cioè l'uomo che tiene il comizio non è lui, è un altro uomo, eh? e quindi si, si, pone, si propone con questa giacca, questo... Um, in dovinello il punto interrogativo al posto della testa la mano alzata eh, non c'è né il pugno né la mano tesa perché non voleva rappresentare un'ideologia un o l'altra il Manfredi politicamente ma l'ambiguità dell'uomo con la nuvola a fianco che segna... Confermata l'opera numero 26, Manfredi. Dare del tempo. Del signor Armando di Firenze. Benissimo, grazie. Il signor Armando ha confermato quest'opera. Io lo ringrazio, signor Armando, complimenti. Lo vado, glielo vado a far vedere ancora per un attimo. Lo togliamo, andiamo sull'altro. Io vi ringrazio veramente... Mi avete fatto contento perché questa era un'opera assolutamente da non perdere. Grazie signor Armando. Eh, spero insomma, che a casa lo apprezzerà ancora di più di quanto l'ho apprezzato qui per televisione. Andiamo a vedere l'altro. Questo te lo consegno, grazie Marco. Ecco, ecco di nuovo: venir fuori i valori della pittura. Del Manfredi, i valori principali della pittura di Giuseppe Manfredi, che sono due. Lo dico io, ma lo diceva anche il grande Piercarlo Santini. La bellezza e il mistero. Eccoli qua, entrambi. Eh? Proprio in, una, in, una, in un taglio solo. Guardate, soltanto questa parte qui. Bellezza e mistero, non posso dire tanto altro, eh qui. Eh? Um. Certamente sì, posso dire tanto altro, intanto ve lo descrivo. <ride> Andiamo, ecco, più vai avanti, Matteo, più vedo spuntare dei colori divisionisti sulla, sulla sedia eh, dove è seduta questa donna. Per esempio, tanto per dirne una, una, guardate: gli occhi vedete, non guardano a dritto, guardano di taglio. Um, è più un voler farsi vedere che non un voler guardare. Quello di questa signora, eh, questa ragazza timida, donna con ventaglio è il titolo dell'opera. Olio su cartone, su cartone, centimetri 90x70, firmato in basso al centro, sul verso abbiamo dei timbri di provenienza. Questa è un'opera molto delicata, Pff, lavorata in un modo veramente. Interessante con tutto uno sfondo di divisionismo sul retro di questa figura morandiana nella quale si respira veramente tutta l'area del Novecento. Anche nell'impasto di questo colore, di questo arancio marrone forte che c'è nella vestizione di questa dama. Lo portiamo ad Empoli alla signora Anna questo? Sì, lo conferma la signora. Benissimo, signorana. ha confermato la signora Anna di Empoli. Io la ringrazio, ringrazio tanto la signora Anna eh, che ha apprezzato almeno quanto me l'opera di Giuseppe Manfredi, eh, veramente interessante. Grazie signora Anna. Lo andiamo a consegnare all'amico Marco e passerei a farvi vedere Un'altra interessante opera che abbiamo in scaletta stasera. Da farvi vedere stasera, eh. non abbiamo ancora finito, uh, ci sono gli ultimi 50 minuti di trasmissione questa sera ed ho ancora uh, diversi oggetti interessanti da farvi vedere: una meravigliosa opera di Alberto Sughi, uh, un'altra interessantissima opera di Marcello Scuffi. E poi abbiamo ancora un otto Rosai, Valerio Adami, un Gualtiero Nativi, una figura di Gualtiero Nativi bellissima, eh, Antonio Possenti e Mino Maccari che ho già ripresentato durante il corso della trasmissione per degli amici che l'hanno richiesta eh, e non potevano trattenersi oltre davanti al televisore, ma che vi vado a ripresentare in forma completa eh, alla fine della trasmissione. E poi se volete... Oh, un'interessante sì, un inter scultura di Venturino Venturi, molto bella. E, e poi se volete eh, potete richiedere sia una di queste opere che vi vado adesso ad elencare, sono le opere che ho fatto vedere durante la trasmissione, sia anche se magari avete l'idea di un qualche art artista che volete aggiungere in collezione, ed io non l'ho nominato stasera, potete telefonarci, siamo in diretta, ci potete chiamare, potete richiederlo, se ho qualche cosa ve la mostro molto volentieri, eh. e ci sono tante cose qui a Fabiani Arti, io vi prego e spero che eh, chi sia veramente interessato alla nostra collezione, ci venga a trovare, eh. noi volentieri veniamo a casa vostra, ma non è la stessa cosa, se venite qua da noi, prima di tutto, Uh, avete la possibilità di essere ospiti nel nostro albergo, nel quale vi invito molto volentieri, e in secondo luogo avete più tranquillità nel vedere le cose, gli oggetti che abbiamo, uh, ci conoscete meglio, parlo delle persone che ancora non ci conoscono ovviamente, e insomma, vedete qual è la situazione leale della galleria e delle opere all'interno della galleria, va bene? Io vi ringrazio e eh, volevo rileggere appunto eh, velocemente eh, la lista degli, degli autori che ho presentato. Mario Schifano, Giulio Turcato, Roberto Barni, Gualtiero Nativi, Antonio Corpora, Bernardo Tuni Unisimeti, Riccardo Guarneri, Roberto Crippa, Mark Tobey, Emilio Scanavino, Lucio Del Pezzo, um, Gastone Novelli, Piero Gilardi, Umberto Buscioni, Ottone Rosai, Alberto Sughi, Marcello Scuffi, Valerio Adami, ehm, Antonio Possenti, Mino Maccari, Venturino Venturi e Giuseppe Manfredi che abbiamo visto, appena visto. Sono accanto adesso a un'interessante figura ehm, ehm, eseguita ehm, a sfondo erotico, ovviamente, ehm, cosa che era eh, appunto usuale in questo periodo dal grande Alberto Sughi. Eh? Ad olio, su tela, misura centimetri 100 x 70, c'è cioè un grande lavoro eh, di ehm, applicazione del colore, di spatola. Uh, di graffiatura, di, di pennello, um, veramente un'opera molto interessante, questa del maestro Sughi. Ve la vado a descrivere meglio, Ricor vi ricordo che ha un prezzo eccezionale, ve lo dico subito il prezzo, 4.900 euro è la richiesta di Fabiani Arte per questa importante opera di Alberto Sughi che ora vi descrivo. Figura, olio su tela misura centimetri 100x70 è firmato in bassa a destra e sul verso ci sono timbri di provenienza. Un artista, il Zughi, che nell'ambito del dibattito fra gli artisti figurativi ha scelto la strada del realismo, tanto che Chris Polti lo identifica come realismo esistenziale e qui lo si vede benissimo. Un artista che è esposto in tutta Italia, ma è esposto anche a Buda, a Praga, a Mosca, a Arti. Ha partecipato alla quadriennale di Roma, alla Biennale di Venezia. Un artista storicizzato al massimo livello. E questa interessantissima opera che ha. Vi ricordo delle dimensioni importanti, ve la proponiamo a 4.900 euro, eh. è da confermare subito, chi è interessato all'arte del maestro Sughi eh, non può lasciarsi scappare questa occasione, eh. un'opera veramente molto interessante, i numeri di telefono li vedete, 0572-910502-320-328-2626, vi ringrazio, sento che i telefoni squillano. Chiamate, continuate a chiamare, portatevi le opere a casa. Le opere che ho fatto vedere adesso, le opere che vi mostrerò più avanti. Non perdete l'occasione di averle a casa vostra. Eh. Non perdete questa occasione, il prezzo è veramente interessante. Io non so, veramente, a volte... Eh, Sono, durante le nostre trasmissioni, uh, sono un po' impacciato perché uh, sono una persona io che ho bisogno di un po' di tempo per gustare l'arte, quando mi ritrovo... Nei musei spesso e volentieri non ce la faccio a guardare tutte le cose, ne guardo mezze, ne guardo un quarto, poi bisogna, mi devo distrarre, devo andare fuori, rilassarmi, eh, perché um, quando si affrontano dei musei, specialmente quelli importanti, si ha un carico emozionale molto forte, quindi um, Vedendo un'opera importante dietro un'altra opera importante, dietro un'altra opera, un opera importante, si arriva a riempire quello che è il proprio bicchiere, o almeno quello che capita a me. Io sto parlando per me, poi parlo in terza persona, ma è chiaro che parlo di me. Uh, si arriva a riempire il proprio bicchiere di emozione. Dopo non, non si riesce più ad andare oltre, cioè ad apprezzare le altre cose che si vedono dopo un tot di cose che ci vengono proposte. È quello che mi succede durante le trasmissioni. Eh. Dopo una, un certo tot di opere che presento non riesco più a avere la, il solito, la solita verve e il solito impatto perché ho un carico emozionale già... Uh, al culmine, ecco quello che mi succede tutte le volte durante le trasmissioni, ma questo perché? Perché a Fabiani Arte vi presento delle opere d'arte veramente di un carattere molto importante, che toccano veramente, è una selezione di opere quella che vi presento, non sono tante opere a fianco una all'altra, venga come venga, è una selezione di opere veramente importante, salutiamo la signora Roberta, grazie, ci è venuta a trovare, ci è possibile rivedere l'opera 10 Zocco, di Mark di Tobin? Come scusami? Se è possibile rivedere l'opera numero 10, Mark Tobey. Mark Tobey, molto volentieri, lo andiamo a far vedere eh, per l'amico a casa che l'ha richiesto. Il Mark Tobey, eh, io eh, cioè, l'abbiamo già eh, in scaletta? No, allora diamo ancora un minuto ai ragazzi per prepararlo e, e intanto vi presento. Cosa andiamo a presentare il venturino? sì? Vai. Allora presentiamo il Venturino, eccolo qua, opera di Venturino Venturi, meravigliosa, mi perdoni l'amico a casa perché eh, mi ci vuole ancora un minuto, il tobe era già finito in cavo, bisogna andarlo a riprendere, ma non ci sono problemi, eh. basta aspettare un minuto. Opera senza titolo questa del maestro Venturino Venturi, sappiamo nato a Loro Ciuffen, si è poi trasferito eh, con il padre in Francia per problemi politici ed ha imparato l'italiano, pensate, sulla Divina Commedia 21 oltre che sull'avventura di Pinocchio. Eh? Un artista che in questa opera ci mostra tutta la sua eleganza a livello astrattivo e nonché la sua, io credo, in inequiparabile in esperienza nell'applicazione dei colori e nella lavorazione della cottura eh, di questo mattone invetriato. L'invetriatura è una cosa difficilissima, fare un astratto di questo livello con questi colori nell'invetriatura è una cosa pressoché impossibile. Il grande Venturino Venturi ci è riuscito in quest'opera che misura centimetri 25,5 x 12,5 x 6, è un mattone è un mattone invetriato, firma e data sono in basso a destra, sul verso è eh, timbrato e archiviato, con, cioè il timbrato appunto col timbro dell'archivio Venturino Venturi e numero d'archivio, pubblicato sul catalogo generale volume 1 dell'artista, ovviamente autenticato dalla dottoressa Lucia Fiaschi su foto opera veramente importante di Venturino Venturi che eh, per chi non conoscesse è stato un artista che ha esposto veramente in, in, tantissimi, in, in tantissime personali e non è stato invitato addirittura da Lucio Fontana a firmare l'opera di Venturino spazialista grazie confermato Ecco, dicevo Venturino Venturi, io ringrazio l'amico a casa, l'ha confermato. Eh, è stato invitato da Lucio Fontana a eh, firmare il manifesto spazialista e lui si rifiutò perché voleva sperimentare. Lui stava sperimentando. È eh, un, un artista che è sempre stato in evoluzione, sempre stato in movimento e. Mm, in quel caso si rifiutò, ma quest'opera dimostra pieno il periodo spazialista di Venturino Venturi. Ringrazio l'amica a casa che l'ha confermato. Gli faccio vedere anche il catalogo generale, che gli verrà inviato insieme all'opera a corredo per lui. Il numero 1, il catalogo, eccolo qua: l'opera riprodotta. Va bene. Sì, le invio anche il catalogo a casa al Signore, il catalogo generale ragionato a corredo dell'opera, ok? Alla, alla signora, mi scusi, alla signora Francesca. Francesca, eccola qua, la signora Francesca avrà anche, eh, senza ovviamente nessun costo aggiuntivo, il catalogo ragionato di Venturino Venturi a casa propria. Gli dicevo, signora Francesca, che Venturino Venturi, lei sa, l'anno scorso era il centenario della nascita. Eh, ha esposto eh, la, la sua pietà accanto a quella di Michelangelo a Firenze, eh, ha esposto agli uffizi. Uh, al Museo degli Innocenti, uh, andrà fra poco, uh, ha avuto diverse esposizioni a carattere nazionale veramente molto importanti proprio l'anno scorso, l'opera di Venturino Venturi in corso adesso e in corso ancora il prossimo mese al Museo degli Innocenti, se ha la possibilità lo vada a vedere a Firenze. Al Museo degli Innocenti con dei video delle cose particolari che rappresentano il lavoro dell'artista. Io la ringrazio, Marco. Ti consegno questa. E andiamo a vedere insieme l'opera di Mark Tobey. Ecco, grazie. Vai. Sì? Dopo andiamo, sì, devo ancora far vedere lo scuffi ah, ecco. e, poi, e poi scuffi adami, eccetera. Siamo nell'ultima mezz'ora, vi ricordo. È questo eh, il momento per poter fare le vostre richieste come il gentile Signore, che da casa ha richiesto di vedere ancora una volta l'interessante opera di Mark Tobey che vi ho presentato. Prima, ma che mh, ho il piacere di presentare di nuovo. Eh. Poi abbiamo ancora Marcello Scuffi, Valeria Dami, um, un'importante opera di Gualtiero Nativi, di Ottone Rosai, di Antonio Puoscenti e di Mino Macchiari. Per finire poi la nostra scaletta. Eccolo qua. Mark Tobey. Trise in Autumn, Alberi in Autunno, opera del 1962, eh, esposta alla galleria eh, d'arte eh, moderna, museo d'arte moderna, eh, Smithsonian Institution a New York, c'è un'etichetta dietro con descrizione, eh, esposta poi a, a, a un'altra galleria di New York molto importante, opera pubblicata sul catalogo generale. Uh, scusate, uh, non pubblicata sul catalogo, in generale, um, autenticata dall'archivio, ok. Mark Tobey e pubblicata sul catalogo di una mostra che è, si è tenuta nel 2009 uh, a Brescia. Uh, pubblicata a tutta pagina, a pagina 183. Io ve la faccio vedere, vi faccio vedere uh, il catalogo dell'esposizione, vi faccio vedere la copia dell'autentica ed andiamo a descrivere l'opera che uh, mostra, come, come già uh, sapete, uh, l'intensa esperienza artistica uh, di questo grande maestro nel porre il segno, lo studio del segno. Mark Tobey, Trees in Autumn è il titolo dell'opera, opera eseguita nel 1962, firmata in basso a destra, come ci mostra sapientemente Matteo, dipinto a tempera su carta, misura centimetri 40x29. Eccolo lì. un'opera di importantissimo carattere. Io faccio di nuovo vedere, che, perché l'ha richiesto all'amico a casa, la copia dell'autentica. Vi ricordo che le opere che ehm, escono e che possediamo a Fabiani Arti sono tutte garantite da noi. Noi siamo qui in pianta stabile, le garantiamo. Prima, durante e dopo l'acquisizione da parte vostra non c'è nessun tipo di problema. Voi sapete che l'ambiente dell'arte è un ambiente eh, grande, ma è molto ristretto. Io l'ho già fatto questo discorso altre volte, lo rifaccio per chi eh, non, ancora non l'avesse sentito. Eh, eh, l'ambiente dell'arte è sì grande, è vasto, ma in realtà i mercanti si conoscono tutti. Chi ha. Eh, Attività eh, nel campo dell'arte eh, ecco bene o male conosciuto da quelli nell'ambiente. Allora, basta avere un amico gallerista, un amico nell'ambiente ed informarsi eh, sulla persona eh, dalla quale acquisiamo un'eventuale opera ed è sempre bene farlo, ok, come garanzia e come consiglio ve lo do, e subito si sa tutto di questa persona, ok? Ci sono Ovviamente, chi ehm, claudica in questo ambiente eh, non ha lunga vita. Fabiani Arte è ormai sul mercato da 15 anni e questa già è una garanzia. Come Fabiani Arte, ma in realtà, come collezionisti di arte, siamo conosciuti da molto prima. Quindi, ehm, vi prego di informarvi su di noi: su chi è Fabiani Arte, dove siamo, cosa facciamo, se avete qualche amico nell'ambiente e sono sicuro che uh, avrete delle risposte positive. Questo um, ne sono certo proprio. È per quello che vi invito con tutta tranquillità ad informarvi, uh, perché uh, ho la sicurezza di aver agito insieme alle mie sorelle, ai miei collaboratori, eh, a mio padre, a mio zio in questi anni di lavoro sempre in maniera corretta e pulita. Quindi non ho paura di niente sotto questo punto di vista qui, dell'autenticità, della garanzia e di tutto quello che ne consegue. Quindi vi ringrazio, informatevi, vi faccio vedere adesso la copia dell'autentica del Mark Tobey che è qua, lo giro. Eccolo qui, è proprio lui, The Work Described as Follows by Photos Black and White, uh, as Transparency in Colors by undersighted. il uh, lavoro riprodotto, è, que è quello in sottoscritto ed eccolo lì, da Mark Toby, firmato, dottor Heiner. Hackmeister, che è l'incaricato del comitato di Mark Tobey per l'autenticazione del lavoro di questo grande artista, okay. Questa è l'autentica, è quella che ci vuole, è quella che ci vuole a corredo di tutte quante le opere di Mark Tobey. Se, se qualcuno di voi dovesse acquistare un Mark Tobey, io la fotocopia, ma veramente vi consegniamo l'originale, questa è l'autentica che ci vuole, eh? Questa è la pubblicazione della quale vi ho parlato prima e vado a far vedere all'interno. Eccolo qua, l'opera. Va bene? Eccola qua. L'opera al suo interno. Io la, vi ringrazio, ringrazio gli amici a casa, ringrazio l'amico che l'ha richiesto. Lo lascio ancora... Eh, un minuto insieme all'opera, dopodiché passo a continuare eh, con le altre sei meravigliose opere che vi voglio mostrare stasera. Siamo all'ultima mezz'ora, se qualcuno avesse qualche domanda da fare è il momento giusto per farla. Non perdete l'occasione, gli ultimi 30 minuti. Telefonate, informatevi, confermate questa preziosa serie di opere che vi vado a mostrare adesso. Interessatevi. Grazie a tutti per la gentile attenzione. Siamo adesso accanto ad un'interessante opera di Marcello Scuffi. Eh, interessante per, tante, per tanti versi: per le dimensioni, per la qualità e per ovviamente la richiesta, che è veramente interessante stasera, a Fabiani Arte. Eh? Eh, opera questa. Eh, di un maestro ormai eh, riconosciuto a livello nazionale ma anche internazionale, lo sappiamo benissimo, eh, se ne parla tanto eh, di questo grande artista pistoiese e eh, in quest'opera ci, ci mostra una calma ed una tranquillità finalmente raggiunta eh, da questo grande artista, mm, opera da un respiro Ovviamente classico, come si usa a definire la sua, la sua pittura, spoglia da fronzoli eh, che l'artista ritiene inutili, da dettagli e fronzoli, e quindi no, non ci sono oggetti eh, particolarmente in vista, non, una, non ci sono figure, ma c'è una... Eh, una forte tranquillità, una grande tranquillità di base, si respira eh, un'area un classica, questo quel, è quello che si dice spesso nell'opera e dell'opera di Marcello Scuffi, e lui eh, come critica dice, beh, eh, tutti dicono che la mia è una pittura classica, ma in realtà la mia è una pittura moderna e lo dimostro con... La striscia di un aereo che è appena passato eh? con, questo, con questa scia eh, che, ha la sci, che lascia l'aeroplano in aria il maestro ci vuol dire come faceva con il filo rosso, come faceva con eh, altri oggetti in altro periodo, che eh, questa è un'opera che ha il suo carattere personale. Eh? Non ci confondiamo dice il maestro. Ora vi, vi do la descrizione con il prezzo che è sicuramente importante. Il paesaggi della memoria, Marina di Darsena, è il titolo di quest'opera. Lui dice non è il paesaggi della memoria, ma non è vecchia, è nuova. Eh. Opera del 1998. Dipinto ad olio su tela, misura centimetri 80x80, 3500 euro è la richiesta di Fabiani Arte. Marcello Scuffi, olio su tela 80x80, 3500 euro è la richiesta, telefonate e confermate. L'opera è firmata in basso a sinistra, la vediamo adesso. Sul verso abbiamo firma, data e dedica a persona. Pubblicato sul mensile Arte Mondadori, addirittura eh? autenticato dall'artista su foto. Opera veramente interessante, con un prezzo eccezionale, questa. Opera del maestro Scuffi, con un prezzo veramente eccezionale. Non la perdete, a 3.500 euro non la potete perdere. E vorrei adesso farvi vedere un'altra cosa interessante. Salutando Vittoria che è tornata di nuovo a darci il suo supporto, vi vorrei far vedere questo meraviglioso autoritratto dell'artista Valerio Adami che su questa scala fa... Uh, modifica la figura del pittore uh, ritornando da un'esperienza figurativa verso l'astrazione, una scala verso il cielo. Il pittore autoritratto con il pittore Uomo Sandwich è il titolo di quest'opera, di questa interessante opera eseguita da Acquerello su carta che ha veramente un timbro molto forte, ve la vado a descrivere meglio, intanto eh, Matteo con la sua enorme esperienza ci va, ci va dentro a farcela vedere, io vorrei togliere questo riflesso, abbi pazienza Matteo, te lo tolgo e, me, e scappo. Ancora, ah va di là, eh? scusami. Allora lo mettiamo di là, perché così è ancora più evidente. Perfetto, ora non si vede più. Oh oh, ci avevamo i novelli sullo sfondo. Uomo sandwich è il titolo di questo autoritratto con il pittore, eseguito nel 1979 da Valerio Adami. Vi dicevo: Acquerello su cartoncino misura centimetri 76,5 x 58 ed è firmato e datato in basso a destra. In basso a sinistra c'è il titolo, autenticato dall'artista su foto. Opera veramente interessante. L'unico, il solo in Italia Valerio Adami, che sperimenta questo ritorno all al figurativo dall'astrattismo, opera veramente interessante. Andiamo avanti. Io vi ringrazio, vi esorto a confermarlo. Eccola, e passiamo veramente a un altro pezzo veramente interessante. Un'opera che rappresenta il passaggio: come abbiamo visto, alla mia destra. C'è appunto un ritorno verso l'astrattismo, verso il figurativo, scusate. Dall'astrattismo di Valeria Adami, dalla figura astratta si ritorna all'arte figurativa. Di qua, invece, l'esperienza di Gualtiero Nativi che dal figurativo va verso l'astratto. Ok, siamo. Nel 1947 questa figura femminile rappresenta una delle ultime esperienze figurative del maestro Gualtiero Nativi che di qui a poco si dedicherà totalmente alla pittura astratta. Infatti si nota come da questa figura ehm, che una volta, qua soltanto un anno prima, Uh, il maestro avrebbe eseguito in maniera molto più classica. Si vanno a delineare una serie di uh, interventi triangolari e rettangolari che la portano ad astrarsi. Una cosa veramente meravigliosa. Pubblicata sul catalogo generale ad un prezzo eccezionale. Ve la vado a descrivere. Figura femminile. Opera del 1947. Olio su tela cartonata, misura centimetri 40 x 30. È firmata e datata 1947 in basso a destra. Autenticata dall'archivio. Pubblicata sul catalogo generale del maestro Gualtiero Nativi. Volume 1 a pagina 78. Un'opera veramente da un carattere eccezionale. Ecco, ci fa vedere la, la, firma, la data e la firma in basso a destra. Portante, Matteo, guardate le mani, le arti, come si trasformano. il colore veramente un'opera molto interessante questa ad un prezzo veramente veramente accattivante io guardate ve la proponiamo io vi voglio ridire le, le dimensioni: centimetri 40 x 30 olio su tela del 1947. Ve la proponiamo a 4200 euro. Telefonate subito 0572 910502. Grazie, grazie. Grazie al signore al telefono. La confermi, non se la faccia scappare. 320 328 26 4.200 euro è l'offerta eccezionale solo stasera di Fabiani Arte. Telefonate e confermatela. Vi faccio vedere il catalogo generale, eccolo qui, volume 1. Lo apriamo e troviamo proprio qua pubblicata la nostra figura. Eh? Un'opera veramente molto interessante questa che rappresenta... Vedete come... Eh, si passa proprio dal figurativo, in questa pagina lo vediamo chiaramente, si passa dal figurativo all'astrazione. Alla Opera veramente interessante questa del maestro Gualtiero Nativi. Eh? Abbiamo ancora veramente pochi minuti. Ho eh, l'ultimo quarto d'ora di trasmissione, ho ancora tre opere importanti da farvi vedere. Due l'ho già mostrate, il um, Possenti e il Maccari degli amici a casa che l'avevano richiesta, ancora una, fi una figura eccezionale il dottore Dosai da farvi vedere. Ma questo nativi qui, non lo perdete, non lo ritrovate un nativi così. Io veramente mm, con una mano sul cuore Uh, vi esorto a telefonare ed informarvi, chiedere di vederlo a casa propria, ve ne innamorerete a tal punto che uh, vorrete acquisirlo come vostro nella vostra collezione. Passiamo adesso ad un'altra interessante opera. Vi voglio adesso presentare questo importante uh, dipinto di Ottone Rosai. Si, è qui sopra di me, alla mia destra. Si tratta di un'opera di... Il titolo è figura, ma in realtà quello che rappresenta è molto chiaro. Un orco. L'orco, vedete che... Quasi, sembra quasi uscire dall'acqua con questo fare aggressivo e preoccupante. Sembra quasi un, un, le orecchie a punta. Sembra quasi una delle, delle figure mitologiche di, di Tolkien, no? Eh, ma tanti anni prima è stato fatto. Questo orco rappresenta quello che Ottone Rosai pensava che la gente credesse di lui, eh? perché tante volte lo hanno. Eh, nominato e portato per bocca come se fosse un orco per la sua sessualità e allora lui in quest'opera si è sfogato e ha detto benissimo voi mi vedete così eh? io sono questo un orco e ci ha sfidato con questo meraviglioso lavoro che ha una forza e una potenza incredibili è veramente bellissimo bellissimo con pochi tratti con pochi segni, con poche pennellate, non segni perché qui segno non ce n'è, non c'è una matita, non c'è un disegno, qui c'è, ci sono, c'è un pennello con due o tre colori. Eh? Guardate che forza, guardate che roba. Mamma mia che forza che ha quest'opera, ora è tecnica mista sul cartoncino, vi dicevo 50x68, l'abbiamo visto firmato in basso a destra, autenticato ovviamente da Luigi Cavallo, 50x68, le dimensioni sono importanti, ve lo proponiamo, ve lo proponiamo a 6.000 euro stasera, ok? 6.000 euro è la richiesta per quest'opera di Ottone Rosai. Non perdetelo, vado avanti velocemente. Vi faccio rivedere eh, il Possenti che ho presentato già prima. Si tratta di una, un giardiniere notturno, opera del 1983. Siamo negli ultimi 10 minuti. Chiamate e confermate ora. Mancano solo 10 minuti, quindi siate solleciti nel confermare. Stratta questo possente, dicevo di un olio su tavola che misura centimetri 60 x 60 è firmato qui in basso a sinistra. Lo vediamo, ecco qua la firma. Sul verso c'è l'etichetta con il, il, il titolo e la firma dell'artista, più ci sono di, diverse etichette di provenienza. Eccola qua, visto la, la firma, la vediamo. C'è l'opera autenticata, ovviamente, dall'artista su foto c'è un problema di riflesso come vediamo nel video, ecco il giardiniere notturno che coglie queste, questi fiori che eh, sembrano proprio le stelle che dal cielo sono cadute, assomigliano eh? proprio ai fiori che lui ha a mano, è un giardiniere che coglie le stelle in questo meraviglioso clima notturno, dietro di loro lui abbiamo un'altra figura, un altro giardiniere con dei fiori diversi, molto spaventato per la caduta di stelle, dall'altro lato c'è lo stesso giardiniere che innaffia ehm, il prato confinato dentro a dei chiari limiti, eh? come rappresentare il confine dell'artista eh, all'interno della pittura. Questo meraviglioso sogno di Antonio Possenti ve lo proponiamo a 6.000 euro stasera, 6.000 euro è la richiesta di Fabiani Arte per questa interessante opera da non perdere di Antonio Possenti e adesso andrei avanti mostrandovi un'altra interessante opera ancora qui è l'ultimo pezzo che ho scaletta stasera quindi se avete intenzione di rivedere qualcosa è questo il momento adatto per telefonare e chiamarmi e magari continuare a vedere le opere eh, vedere appunto l'opera che più vi, è interessato, più vi è interessato stasera a Fabiani Arte. Eccola qua, opera di Mino Maccari. Io mi sposto, tanto la conosciamo tutti. Ve l'ho ve fatta vedere prima, la faccio rivedere molto volentieri. È stata un'opera senza titolo, ma è chiaramente un incontro fra un uomo e una donna. Eh. Eh, L'appetito sessuale è appena stato eh, appagato, eh, questo è un momento di relax. Uh, lei si sdraiata, soddisfatta su di lui, come vedete, la classica ironia di questo artista si tratta del 1958. Eh? Siamo nel 1958, un periodo importantissimo della produzione di Mino Maccari, un periodo del quale le opere sono molto molto difficili da reperire. Eh? Eccola, vediamo la firma in basso a destra, e la data 58. Dipinto ad olio su tavola, misura centimetri 50x70, firma e data sono in basso a destra, sul verso a diverse etichette di provenienza. Autenticato ovviamente da Marco, da Macari, su foto col numero di repertorio. Tutto quello che vedete, sia in basso il marrone nella figura femminile, che in alto, è tutto uno scoperto, eh? È uno scoperto di tavola, eh? Guardate che lavoro, che meraviglia! Sì, qui ci sono dei colori sopra, però. Siamo su dello, Lo scoperto di tavola, un'opera veramente interessante questa di Mino Marcari, un'opera da non perdere al clamoroso alla clamorosa proposta che stasera vi facciamo di soli 3.800 euro. 3.800 euro è la richiesta questa sera di Fabiani Arte, confermatela, i, nomi, i numeri sono scritti qui sotto. Li vedete bene? Telefonate, confermatela e portatela a casa perché è un prezzo, un prezzo questo veramente interessante da dover confermare subito. Siamo agli ultimi sei minuti circa, vero Alessio? Ecco, allora adesso io se non ci sono richieste dagli amici a casa, siamo in diretta quindi se avete qualche dubbio, qualche domanda... Chiedetelo ora, è eh, il momento. Vi faccio l'elenco delle opere che, ho appena, che vi ho presentato, se c'è qualcosa che volete rivedere ora negli ultimi minuti. Altrimenti, faccio da me: Mario Schifano, Giulio Turchiato, Roberto Barni, Gualtiero Nativi, Antonio Corpora, Bernardo Verten, Turi Simeti, Riccardo Guarneri, Roberto Crippa, Marco Tobe, Emilio Scanavino, Lucio Del Pezzo, Piero Gilardi, Gassone Novelli, Umberto Buscioni. Ottone, Rosai, Alberto Sughi, Marcello Scuffi, Valerio Adami, Gualtiero Nativi, Antonio Possenti, Mino Maccari, Venturino Venturi, Giuseppe Manfredi. Si sente che sono abituato a fare le aste, eh? come vado veloce nel parlare. Eh, è ormai una, cosa, una caratteristica che ho assunto. Eh, spero che vi sia stata gradita la trasmissione. Eh, cosa andiamo a vedere? Eh, andiamo a vedere... Beh, certo, sì. Ma che cosa andremo. Cosa vi dovrei. Cosa dovrò farvi vedere? Uh, cosa potrei farvi vedere di meglio se non questo meraviglioso lavoro di Ottone Rosai del 1944: La passeggiata olio su tela, centimetri 61 x 50 firmato, pubblicato, eh, autenticato da Luigi Cavallo, eh, andiamola a vedere e godiamocelo un pochino. Eh. Io cerco, chiamate, sono gli ultimi 5 minuti, io cerco di descriverlo al meglio raccontandovi un po' il periodo, questo è un periodo molto particolare per Ottone Rosai, siamo sul finire nella guerra, lui è stato tartassato dal regime fascista durante la guerra perché era sì apprezzato, apprezzato ma per tanti motivi che ho descritto prima ha avuto veramente un periodo difficile durante la guerra eh? e si vede dal carattere delle sue opere eh, che, che hanno una forza estrema in questo periodo eh? Eh, questa è una di quelle Uh, sappiamo che fu aggredito uh, proprio l'anno prima, nel 1943, uh, uh, da un gruppo di persone, uh, subì un pestaggio Tone Rosai. Poi ci sono stati degli altri eventi proprio nel 1944 che l'anno scorso, eh, perché c'era un regime di guerriglia a Firenze e quindi insomma si è trovato in diverse situazioni molto difficili. Tutto questo, questo carattere è stato riportato, tutte queste emozioni sono state riportate nella sua opera di questo periodo e questa è un'opera che in particolare lo dimostra. Ha una forza esagerata, eh, i volti di queste persone sono indefiniti quasi a, volersi, a volerli o a volersi mascherare di fronte a loro, eh, i cappotti pesanti, le figure titubanti in questo vicolo, i colori che emergono da qualsiasi punto del quadro e, e, e ci, ci, le, le pennellate che ci portano dentro all'opera, un'opera veramente meravigliosa, ve la offriamo ad un prezzo contenuto, con un, una passione veramente, che spero di, aver, di essere riuscito a comunicare e a esternare la, passione, la nostra passione eh, in, per questo lavoro, la nostra passione per eh, la buona pittura eh, e eh, sicuramente anche l'attenzione la, che diamo ai nostri clienti, offrendo come... Uh, vi, ho, vi, vi ho sempre detto e come ripeto affiancando l'attività alberghiera, quella dell'ospitalità, a quella dell'arte, un connubio veramente funzionale che qui a Fabianiria arte si respira a tutto tondo. Uh, spero che siate interessati alla nostra trasmissione, uh, spero che vi siate interessati alle nostre opere e alle nostre collezioni. Uh, vi invito qui da noi a Montecatini Terme uh, presso i nostri studi a trovarci. Um, saluto tutta quanta la, la troupe di stasera: Matteo, Marco, Alessandra, Alessio, uh, Paolo, il direttore. Vittoria e Roberta che sono venute a aiutarci durante la trasmissione, do un bacio ancora al caro amico Umberto eh, che sicuramente con un occhio chiuso e un occhio aperto ci starà guardando, a fianco a lui saluto anche tanto Paola, eh, siamo con voi ragazzi e voi state con noi come sempre. Um, Do un augurio eh, di buona serata a tutti, vi aspetto sabato sera dalle 17 alle 20 per la prossima trasmissione e vi lascio un, ancora un minuto in compagnia dei Rosai. Buonasera, arrivederci a tutti.